il mio compito. Registrazione avviata. Bene, vista la presenza del numero legale, possiamo dare inizio alla seduta delle commissioni quarta e settima. Allora, ricordo a tutti che la riunione della commissione ha luogo in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73, decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2020, protocollo generale 52057 e successive modifiche in integrazione. Questa sera all'ordine del giorno ci sono la presentazione di bilanci di alcune partecipate. La prima nell'ordine del giorno è la società partecipata Infomobility. Io vedo già pronto l'amministratore unico Ziveri, a cui lascio immediatamente la parola per l'introduzione e per l'illustrazione. Prego. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti. Quindi si conclude con il bilancio 2020, il mio secondo anno di mandato. E dopo un primo bilancio estremamente positivo, abbiamo purtroppo dovuto fare i conti anche noi con la pandemia e con i conseguenti ed ovvi effetti negativi sia di natura economica che gestionale. Nonostante questo, abbiamo promosso nuove attività di mobilità sostenibile che andrò a dettagliarvi in seguito e abbiamo investito nella tecnologizzazione dei servizi per generare quindi nuovi impulsi positivi, sia in via prospettica e quindi per non interrompere quello che è stato il percorso di sviluppo della società, per il futuro della società stessa e anche per i suoi dipendenti. Passando quindi a una breve analisi del risultato di bilancio, come vi dicevo, l'impatto negativo dettato dall'emergenza sanitaria è stato fortissimo, ma nonostante tutto, tramite un'accorta gestione dei costi e la preziosa collaborazione dell'amministrazione comunale in un'ottica di gruppo, chiudiamo il bilancio 2020 con un utile dopo le imposte di circa 13.000 euro. Per fornirvi una rappresentazione il più comprensibile possibile, quindi illustrarvi gli impatti conseguenti allo stato emergenziale, ritengo opportuno proporvi un raffronto tra quello che era il budget per l'anno 2020 contenuto nel piano industriale presentato a novembre 2019, quindi con il consuntivo 2020. Le slide vi proiettate vi rappresentano quindi come primo impatto la riduzione del valore della produzione che sostanzialmente è calato di oltre 2 milioni di euro e la conseguente riduzione dei costi relativi. In primis il canone di servizio che ha visto un calo di circa 1.277.000 euro, quindi pari all'84%, una riduzione del costo del lavoro. Di queste voci vi andrò a dare dettaglio in seguito. Una riduzione del costo del lavoro, una riduzione, seppur minima, ma proporzionale, degli ammortamenti, mentre gli altri costi rimangono invariati. Rispetto a quello che era il budget 2020, che proponeva un risultato operativo di 362.000 euro e quindi al netto delle imposte di circa 196.000 euro, le conseguenze sono abbastanza nette. Giusto per farvi una brevissima cronistoria di quanto è accaduto nel 2020, quindi nell'ottica della riduzione dei ricavi, abbiamo avuto dal 1 gennaio al 24 febbraio una sostanziale tenuta dei ricavi rispetto al piano industriale. Dal 25 febbraio al 15 marzo, diciamo con le prime notizie che arrivavano sulla pandemia dall'estero, c'è stato già subito un progressivo calo delle entrate e un crollo nei primi giorni, nella prima quindicina di marzo. Come sapete, dal 16 marzo al 18 maggio gli incassi sono stati pari a zero, poiché il piano sosta pagamento è stato sospeso e sono stati chiusi tutti i servizi. Per il resto, da giugno a dicembre, diciamo che il calo è stato mediamente intorno al 24%, giusto per darvi un'indicazione. Passando poi al dettaglio di quello che vi stavo dicendo, quindi della sostanziale rimodulazione dei costi, partirei dal costo del lavoro. Quindi voi vedete proiettata una riduzione del costo del lavoro pari a circa 533.000 euro. Da cosa è dovuto questo? È dovuto prevalentemente dall'adozione della FIS, della cassa integrazione di categoria. Quindi abbiamo adottato la cassa integrazione dal 9 di marzo al 10 di maggio e un secondo passaggio dal 20 di luglio al 22 agosto. È dovuta inoltre a congedi speciali, malattie, a recupero di ferie e permessi, mancate assunzioni e mancati rinnovi di contratti in essere.
Venendo poi al canone della sosta, che diciamo che è l'indicatore più evidente nel bilancio, già a partire dal mese di marzo, quindi il 24 di marzo, noi abbiamo informato il socio e Parma Infrastrutture, che sono i due firmatari del contratto di servizio con Infomobility, del forte decremento che si era registrato nei ricavi della sosta, quindi a causa chiaramente dello stato di emergenza sanitaria, esprimendo in questa comunicazione la difficoltà, a nostro avviso, nel rispettare quanto era indicato nel piano industriale triennale, e nel quale, fra l'altro, era previsto anche un aumento del corrispettivo anno di concessione a Parma Infrastrutture, già calcolato in previsione dei maggiori introiti dovuti all'adeguamento delle tariffe, che erano state deliberate l'anno precedente e che sono entrate in vigore, se non ricordo male, dal mese di febbraio 2020. Quindi abbiamo concordato con l'amministrazione comunale che li avessimo tenuti costantemente aggiornati circa l'andamento degli incassi. Fine gennaio. Mi ricordavo dal primo di febbraio. Ricorrevano dal primo di gennaio, però poi c'è stato l'adeguamento della cartellonistica, quindi dall'inizio del primo di febbraio che poi sono entrate. Sì, sono state messe le pezze a regime. Esatto. Quindi abbiamo concordato con l'amministrazione comunale che li avessimo tenuti costantemente aggiornati circa l'andamento complessivo. Chiaramente dopo il 18 di maggio, perché prima del 18 di maggio il pagamento della sosta su strada era stato sospeso. Quindi a seguito di un confronto con l'amministrazione comunale stessa, rilevata la minore redditività della convenzione, abbiamo raggiunto l'accordo sulla rimodulazione del canone annuo per l'anno 2020 ad euro 250.000. Venendo molto brevemente a quanto riguarda gli ammortamenti, perché l'importo è veramente non irrilevante ma minore rispetto agli altri dati, il cosiddetto decreto d'agosto, che sarebbe il DL 104 2020 articolo 60, ci ha consentito di effettuare la riduzione degli ammortamenti e abbiamo adottato il principio di ridurli proporzionalmente rispetto a quello che è stata la riduzione del valore della produzione. Quello che è stato quindi il risultato dell'esercizio è stato interamente destinato a riserve indisponibili e quindi a copertura dell'ammortamento civilistico sospeso. Cosa abbiamo sviluppato nel corso del 2020, come dicevo nella premessa, nonostante tutto? Quindi in virtù della convenzione in house firmata tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture, 5 maggio 2017, le nostre attività sono prevalentemente connesse all'attuazione del piano della sosta della città e ai servizi di mobilità sostenibile. Vado ad elencarvi molto sinteticamente quali sono gli ambiti di applicazione della nostra attività, che è la gestione dei parcheggi in struttura, la gestione dei servizi di mobilità sostenibile, il controllo e la gestione del piano sosta, il controllo degli accessi e la gestione dei progetti europei e ministeriali. Ci tengo a sottolineare, mi preme sottolinearvi che nel delicato momento dell'emergenza sanitaria la società si è resa disponibile su indirizzo dell'amministrazione comunale a collaborare affinché il tessuto sociale della nostra città non avesse ulteriori contraccolpi negativi rispetto già a quanto ce ne fossero. Ci siamo quindi attivati in accordo con l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Parma affinché potessero raggiungere i loro pazienti anche nelle zone in cui l'accesso gli era prima interdetto, e abbiamo accolto la richiesta, chiaramente in concordemente con l'amministrazione, abbiamo accolto la richiesta dei ristoratori che trovavano difficoltà nel poter effettuare la cosiddetta attività di delivery, quindi abbiamo rilasciato dei permessi temporanei ai loro dipendenti per poter entrare nelle zone in cui l'accesso anche a loro era interdetto. E un altro aspetto a cui tengo particolarmente è la collaborazione tra il Comune di Parma e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, l'ANMIC. Abbiamo intrapreso con loro due importanti campagne. La prima campagna era mirata a recuperare i tagliandi degli invalidi che erano intestati a persone decedute. C'erano in circolazione per modo di dire, poi bisogna vedere se ne facessero un uso improprio, c'erano circa 763 contrassegni invalidi
ancora in circolazione. Abbiamo avviato questa campagna e abbiamo ottenuto una restituzione di 338 contrassegni e altrettante comunicazioni di smarrimento in seguito, smarrimento comunque in seguito al decesso del disabile, diciamo che non lo hanno reperito. Quindi diciamo che è stato sostanzialmente da parte di AMMI c'è stata una grande soddisfazione in questa campagna. La seconda campagna invece è puramente una campagna di sensibilizzazione sul corretto utilizzo degli stalli di sosta. È una campagna che si chiamava Non fare il furbo, stai al tuo posto, e appunto sensibilizzava circa il corretto utilizzo da parte degli automobilisti degli stalli della sosta. E adesso passo a quelli che sono invece tutte le attività che abbiamo sviluppato del nostro core business nel corso dell'anno 2020. Partirei quindi per in ordine con i servizi di mobilità sostenibile. Quindi nel corso del 2020, in accordo con l'amministrazione comunale, purtroppo anche tutte le attività di mobilità sostenibile hanno avuto un arresto dal 23 di marzo al 18 di maggio. I servizi che comunque a seguito della sospensione delle lezioni universitarie e dell'introduzione dello smart working o del lavoro agile, che dir si voglia, già dal mese di febbraio avevano subito una sostanziale riduzione, una drastica riduzione direi. Dopo la riapertura dei servizi abbiamo dovuto chiaramente implementare con attività di sanificazione straordinarie per poter garantire a tutti gli utenti il corretto utilizzo dei nostri mezzi in sharing. Gli spostamenti sono lentamente ripresi, ma a tutt'oggi non siamo ancora tornati sui livelli similari rispetto a quelli che erano gli anni precedenti. Tornando invece ai principali eventi che hanno caratterizzato il 2020, ma che caratterizzeranno anche il 2021, abbiamo la cicletteria di Parma. Abbiamo deciso di dotarci di una innovativa e versatile soluzione di automazione, anche che viene definita web-based, che consente agli utenti il rinnovo degli abbonamenti in autonomia, che attualmente è in fase di test e di installazione, ma è una nuova applicazione, una nuova colonnina che permetterà a tutti gli utenti di poter usufruire di tutti i servizi della cicletteria anche in orari di chiusura. Poi per quello che riguarda il bike sharing abbiamo implementato le postazioni del bike sharing, che attualmente sono a 37, con un numero di colonnine singole pari a 391. Nel secondo semestre del 2020 abbiamo quindi implementato il servizio con 5 nuove postazioni: Piazzale Marsala, Via Volturno, Campus Mensa, Campus Ingegneria, lo spostamento della postazione del Ponte di Mezzo e l'ampliamento della postazione di Via Ausate. Per quello che riguarda invece i servizi di car sharing, abbiamo fatto un bando pubblicato il 2 marzo 2020 su incarico del Comune, che prevedeva lo sbarco a Parma di un nuovo servizio di car sharing cosiddetto free floating, quindi a flusso libero. A questo bando, è un bando tuttora aperto, quindi è un bando al quale possono aderire anche altri soggetti successivamente. Ha aderito con grande soddisfazione da parte nostra, ha aderito una società del territorio che è Sky Motor attraverso una sua partecipata che si chiama Always. Sostanzialmente, a differenza del servizio a postazioni fisse, che prevede la consegna della vettura nello stesso punto in cui si è prelevata, la modalità a free floating prevede che le auto condivise, una volta prelevate e utilizzate dall'utente, possono essere parcheggiate e rilasciate in qualsiasi stallo di sosta all'interno della superficie urbana. Per quello che riguarda altre attività di mobilità sostenibile, passerei ai tanto vituperati monopattini. Quindi settembre 2020 abbiamo dato corso a un altro bando che prevedeva l'aggiudicazione a tre aziende di poter sbarcare a Parma con 300 monopattini per singola azienda, quindi per un totale di 900 monopattini.
Su questo abbiamo fatto un incontro con le tre aziende, un incontro diciamo di monitoraggio. Noi facciamo monitoraggio continuo sull'utilizzo e sui risultati dei monopattini. C'è grande soddisfazione da parte degli operatori, poiché Parma è risultata la città con meno infortuni, con meno sinistri, diciamo. Si sono registrati solamente 16 sinistri. Questo era al 28 febbraio. Sono stati percorsi circa 408.000 chilometri, i noleggi sono stati 214.000 e gli utenti iscritti circa 30.000, quindi direi un grande successo. Si sono complimentati con noi e con la città, anche perché è stata la città in Italia che ha avuto anche meno danneggiamenti ai loro apparati, insomma, ai loro monopattini. E passerei, se Marco mi agevola, grazie, passerei poi a un altro progetto che è iniziato nel 2018 e che sta proseguendo anche adesso. Stiamo parlando del progetto della dematerializzazione della permessistica del piano SOST. Cosa vuol dire? Significa che, come sapete, a partire dall'anno 2019 abbiamo iniziato a distribuire a tutti i titolari di titoli di permessi, abbiamo iniziato a distribuire i famosi tag con tecnologia RFID. Quindi nell'arco del 2020 abbiamo proseguito in questa distribuzione dei permessi e abbiamo concluso la distribuzione dei permessi con quelli che sono le cosiddetti permessi auto amica ambiente. Quindi ad oggi tutti i titolari di permessi sono in possesso del loro personale tag RFID. Che cos'altro? A partire dal mese di ottobre abbiamo poi attivato una nuova app che si chiama Tap & Park Parma, che penso e spero che tutti conosciate, con la quale l'utenza sia privata che commerciale, in completa autonomia, tramite il proprio smartphone, cosa può fare? Può effettuare il pagamento della sosta su strada, quindi in alternativa rispetto alla moneta e rispetto all'altra applicazione che c'è a Parma, che è Easy Park. Anche qui possiamo effettuare il pagamento della sosta su strada, possiamo acquistare abbonamenti del piano sosta e acquistare anche gli ingressi nella zona traffico limitata. Con l'attivazione quindi di questa applicazione è potuta iniziare e proseguire quella che è la dematerializzazione dei titoli prestampati gratta e sosta. Di cosa sto parlando? Sto parlando di quelli che vengono volgarmente chiamati i grattini, che vengono acquistati sia in tabaccheria e sia presso i punti di Infomobility. Stiamo progressivamente passando quindi da un titolo cartaceo a un titolo totalmente virtuale. Vi segnalo inoltre che grazie all'attivazione della nuova app nel mese di maggio 2021, quindi questa è una novità di questi giorni, abbiamo dato seguito a numerose richieste che ci sono provenute dalle associazioni di categoria dei commercianti, che sono prevalentemente volte alla riqualificazione e alla ripopolazione di quelle zone della città che già erano colpite dalla crisi, prima della crisi sanitaria, e che comunque hanno subito un ulteriore duro contraccolpo dalla crisi sanitaria. In queste zone, che vi riepilogo molto brevemente, si tratta di via Bixio, via Imbriani, via Trento e un pezzo della via Emilia. L'ingegner Ferrioli, magari se mi sono dimenticato qualcosa, non credo. In queste zone, corretto? Sì, corretto, queste quattro tratti di strada. Ok. Sì, dall'arco di San Lazzaro a via Manto. Esatto, grazie. In queste zone è quindi partita la possibilità di poter parcheggiare sugli stalli di Righe Blu gratuitamente per la prima mezz'ora, a condizione però che la sosta venga segnalata e pagata tramite l'applicazione Tap & Park. Quindi noi abbiamo un monitoraggio costante di quella che è la fruizione di questa mezz'ora gratuita. Abbiamo inoltre realizzato un nuovo prototipo di software
che non è ancora operativo. È un software che serve al controllo del piano sosta da fornire ai nostri ausiliari. Questo software sfrutta la presenza del tag RFID. Il tag RFID non è altro che un, diciamo volgarmente, bancomat con al suo interno un'antenna passiva, che viene letta a sua volta da un'antenna passiva. E questo software quindi sfrutta la presenza dei tag RFID sulle autovetture in sosta per individuare in automatico e in tempo reale la regolarità del pagamento o del titolo di sosta in una data zona e in un dato momento. L'intenzione per il futuro è quella di renderlo effettivamente operativo. Il sistema infatti è parte del progetto di sviluppo che la società ha presentato al Comune di Parma ai fini del contratto di servizio che scade a maggio 2022. Penso sia dovuto un breve passaggio su quelli che sono stati gli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria che la società ha attuato. Quindi vi illustro brevemente tutte quelle che sono state le iniziative che abbiamo messo in campo per affrontare l'emergenza sanitaria al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e contenere il più possibile, contenere per quanto possibile il contagio all'interno dei luoghi di lavoro. Abbiamo quindi istituito il Comitato di Gestione Anticontagio e Protocollo Misure Anticontagio, così come disposto dal DPCM 14 marzo 2020. E questo comitato di gestione è composto dal datore di lavoro che ho delegato il responsabile del personale, dal nostro medico competente, dall'RLS e dall'RSPT. Il comitato che cosa ha fatto? Ha predisposto un protocollo che definisce le misure da adottare relativamente agli aspetti chiave per evitare il contagio e le disposizioni e le linee guida per il contenimento del contagio che sono state poi successivamente distribuite e illustrate a tutti i dipendenti e a tutti i fornitori esterni che hanno l'accesso agli ambienti di lavoro. Le misure principali che abbiamo adottato sono quindi chiaramente l'utilizzo della mascherina per tutto il personale di ufficio, la ventilazione continua e frequente degli ambienti di lavoro almeno 2-3 volte al giorno, il consumo di cibi e bevande che deve avvenire almeno a distanza di 2 metri tra le persone. Negli spazi comuni sono stati messi a disposizione erogatori di gel igienizzante e kit per la pulizia delle superfici. Abbiamo istituito sistemi di comunicazione in remoto tra gli uffici attraverso l'acquisto di cuffiette e webcam, questo soprattutto a uso e consumo delle ragazze della centrale dell'ufficio Varchi. Abbiamo installato le barriere di separazione nei front office. Il front office di Viale Mentana, quindi il nostro qui sotto gli uffici, è stato aperto con ingressi all'utenza contingentati e con le code esterne. Tutti quelli che sono stati i rinnovi della permessistica sono stati eseguiti solamente online o da remoto e in casi limitatissimi allo sportello del DUC e quindi esclusivamente su appuntamento. Altre misure sono state per quello che riguarda gli ausiliari negli spogliatoi degli ausiliari della sosta. Il tempo di permanenza all'interno è stato ridotto, gli ingressi sono stati regolamentati con degli scaglioni, è stato vietato l'utilizzo delle docce per evitare mezzi di contagio quali la nebulizzazione o gli aerosol, i turni degli ausiliari sono stati rimodulati per gruppi omogenei. Questo serviva per eventualmente poterci agevolare nel tracciare eventuali contagi e contatti. Tutti i dispositivi di protezione e di prevenzione del contagio sono stati forniti dalla società e sono stati organizzati, se non sbaglio, 2 test sierologici e due tamponi per tutti i dipendenti. Un'altra iniziativa a cui tengo particolarmente è questa. Nell'immediatezza dell'emergenza, ci siamo attivati con il nostro broker assicurativo e abbiamo stipulato una copertura assicurativa ad hoc per tutti i dipendenti. Questa copertura assicurativa prevede che in caso di malattia o di ricovero da Covid-19 prevede un'indennità economica e un pacchetto di assistenza post ricovero, diciamo
volta alla miglior gestione possibile del recupero della salute e dell'integrità familiare. Vengo ora a quelli che sono gli obiettivi e i progetti della società per il futuro, che abbiamo illustrato nel piano industriale pluriennale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Piano industriale che è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale il 23 dicembre 2020. Abbiamo in questa sede considerato nel medio termine gli impatti negativi causati dall'emergenza sanitaria e autorizzando quindi un corrispettivo per la gestione dell'area a pagamento verso Parma Infrastrutture ridotto a euro 750.000 euro per l'esercizio 2021. Abbiamo quindi ridefinito la redditività della convenzione in base alle nuove proiezioni, quindi relative ai minori ricavi anche nei prossimi esercizi, così come è avvenuto per il 2020 con la rideterminazione del canone della sosta a euro 250.000. Quindi a seguito di perdurare delle misure rafforzate anticontagio anche nei primi mesi del 2021, misure adottate dal governo, i dati del primo trimestre rilevano un calo rispetto a quello che era il budget 2021 di un ulteriore circa 10% rispetto al budget 21, anche se devo dire che nell'ultimo mese rispetto al trimestre abbiamo avuto una piccola ripresa circa del 3% scarso. Auspichiamo però insomma che ci sia una ripresa della mobilità delle persone e una sostanziale attenuazione delle misure anti-Covid e quindi che si possano riallineare i dati del budget a partire dal secondo semestre del 2021. Quindi nell'ambito della piena continuità aziendale e in previsione di un nuovo contratto in house alla scadenza dell'attuale, che come ricordo è maggio 2022, il socio sta prendendo in considerazione di incrementare le attività da affidare a InfoMobility. In tale prospettiva, nel mese di gennaio 2021 abbiamo istituito e formalizzato con il settore mobilità del Comune di Parma un gruppo di progetto e questo gruppo di progetto è mirato allo sviluppo dell'obiettivo strategico della nuova mobilità per la città di Parma. La proposta di InfoMobility secondo le linee guida impartite dal socio prevedono un ulteriore sviluppo della tecnologizzazione dei servizi sia a favore degli utenti che per il governo della mobilità cittadina. Tali sviluppi comporteranno quindi una sostanziale riqualificazione delle risorse umane di InfoMobility e un aggiornamento delle loro modalità di lavoro. In linea con questo progetto e con questa visione futura rientra anche un altro aspetto molto importante che stiamo affrontando in questi giorni e a cui ci stiamo dedicando tante energie, che è l'unificazione dei contratti collettivi aziendali. Come sapete, all'interno di InfoMobility abbiamo due contratti collettivi, abbiamo il contratto del commercio e il contratto dell'autonoleggio. Il contratto di autonoleggio che abbiamo avuto in eredità con i dipendenti passati a InfoMobility dalla TEP. Abbiamo quindi intrapreso dei tavoli sindacali che sono partiti nel settembre 2020 e che contiamo e confidiamo di poter concludere entro la fine del 2021. Concludo dicendo che rimane evidentemente da porre ancora la massima attenzione, come anche rilevato nei documenti di bilancio per l'anno in corso, sull'impatto economico che ha e che avrà l'emergenza sanitaria sul bilancio della società, soprattutto in termini di riduzioni e di mancati incassi del piano sosta. Siamo di fronte a un anno influenzato da un evento incredibilmente straordinario. Di conseguenza il bilancio, a mio avviso, non è in grado di fornire la misura corretta, il bilancio 2020, non è in grado di fornire la misura corretta ed equilibrata dell'ordinaria attività dell'azienda. Nonostante questo, come vi ho accennato, abbiamo proseguito negli investimenti e nelle attività propedeutiche allo sviluppo dell'azienda negli anni a venire. Tutto questo chiaramente nel contesto delle linee guida che ci ha dettato il socio. Grazie, dottor Deveri. Grazie a voi. A questo punto apriamo la fase del dibattito delle domande. Prego i consiglieri di prenotarsi.
Dunque, ho visto che sei come prenotato per primo il consigliere Massari Giuseppe. Prego. Sì, buonasera, grazie Presidente. Allora, Buonasera. ringrazio il dottor Ziveri per l'illustrazione del bilancio e della mission di Infomobility. Io volevo fare due domande e poi chiedere una informazione, perché ci avevo in corso in itinere e comunque la farò una interrogazione specifica. Allora, la questione della cicletteria e officina di manutenzione. Sono state diverse alterne, diciamo, fortune, e mi sembra che sia stata riassegnata alla cooperativa Cigno Verde, l'officina attigua alla cicletteria. Volevo capire per quanto tempo è stata affidata questa struttura, che secondo me è importante perché la manutenzione delle biciclette in un luogo abbastanza centrale, poi è una cooperativa di tipo B, insomma, che dà lavoro a dei ragazzi svantaggiati, credo che sia una cosa molto utile e molto importante. E lei faceva riferimento ai 900 monopattini riferite a tre aziende, quindi tre aziende, ogni azienda 300 monopattini. Io chiedevo se il servizio di recupero è unico o se ogni azienda c'è il suo. Quindi questa è una cosa che volevo chiedere. E poi ho visto nelle direttive, allora, intanto mi felicito che quello che diceva il dottor Di Zevera, ci sono stati pochi incidenti, perché io tutte le volte io vado in bicicletta, ma molto, molto tranquillo sulle piste ciclabili. Non la stessa cosa vedo i ragazzi sui monopattini, anche biposto, cioè che mi sembra che sia una cosa che non è consentita. Ma leggevo nelle linee guida che dovrebbero, si sta discutendo il discorso dei caschi e il discorso anche dei giubbetti catarifrangenti a una certa ora. Non mi sembra di averli mai visti queste cose. Mi chiedevo se c'è un'informazione specifica che si fa agli utenti dei monopattini. Un'ultima cosa, e quindi qui chiedo o meglio, tiro in causa l'assessore, non so se Ferretti o Benassi, ho visto nelle linee, cioè nei documenti accompagnatori del bilancio, che Infomobility gestisce diversi parcheggi, diciamo, sotterranei. Mi sto riferendo a Lanfranco 1, 2 e a l'altro che abbiamo detto, adesso non mi ricordo qual era, il quarto. Il parcheggio giusto. Il DUS, il DUS. Allora, Il DUS. io stavo facendo appunto Il DUS, l'interrogazione. sostanzialmente è il DUS. Sì. Stavo facendo un'interrogazione, ho acquisito la documentazione per la questione del parcheggio di Via Lombardia, che già c'è una delibera del Consiglio Comunale del 2011 e anche un documento sempre di Infomobili del 2011. Mi chiedo, cioè, se non è stato fatto il trasferimento diciamo della proprietà a Infomobility, perché ancora questo parcheggio rimane chiuso, che ha circa 90 posti, se adesso voto per Pier, potrebbe essere 92, potrebbe essere 88, e anche un parcheggio in via Sartori. Quindi chiedevo il destino di questi due parcheggi che dovevano essere conferiti a Infomobility. Non so se sono stati conferiti oppure no, perché effettivamente se sono chiusi evidentemente non possono dare reddito, e poi è uno spreco, insomma, ecco, in zone dove magari c'è a ridosso del centro, soprattutto via Lombardia, che è molto a ridosso del centro, potrebbero essere utili anche a sgravare le righe blu, che effettivamente sono abbastanza utilizzati, insomma, comunque, voglio dire, lì, o anche per le lunghe soste, il parcheggio al coperto credo che forse sia preferibile. Grazie. Grazie, consigliere Massari. Dottor Tiveri vuole cominciare a rispondere, prego. Allora, mi sono segnato le domande del consigliere Massari. Partirei con l'argomento Cigno Verde. Come ha sottolineato il consigliere Massari, è una proficua collaborazione con un'associazione molto, molto, a cui teniamo tanto, un'associazione del territorio che fa tanto bene a tanta gente. Il contratto lo abbiamo rinnovato nel novembre 2020 per 3 anni. Ok, quindi questa era,
la prima domanda. La seconda domanda, monopattini. Allora, monopattini sono, come dicevo, 300 monopattini per ogni operatore e ogni singolo operatore si occupa del recupero dei propri mezzi. Per quello che riguarda i sinistri, evidentemente io mi riferivo a sinistri denunciati, perché quelli non denunciati non possiamo esserne al corrente. Per quello che riguarda invece la possibilità di introduzione del casco o di eventuali altri dispositivi, verranno dettati da quello che è il codice della strada, però, perché oggi il monopattino è stato in tutto e per tutto parificato alla bicicletta. Invece, tema utilizzo improprio del monopattino, le tre aziende all'interno del bando si sono impegnate si sono impegnate nuovamente a rifare un corso a tutti quelli che ne avessero che volessero aderire, un corso per il corretto utilizzo del monopattino. È evidente che se i ragazzini vanno su in due non possono andare su in due. Però noi abbiamo imposto nel bando che facessero un'attività di comunicazione, un'attività di formazione a tutti coloro che ne volessero aderire. Questo è stato fatto in una prima fase, non so se ricordate, era stata fatta un'attività in più punti della città, era dedicata chiaramente, come potete immaginare, ai ragazzini e non agli adulti che sanno che qual è il corretto utilizzo del monopattino. E invece, venendo al parcheggio Lanfranco, il parcheggio Lanfranco non ha posti sotterranei, ha solo posti fuori terra, quindi i parcheggi almeno uno del Lanfranco sono parcheggi privati. Però non ricordo qual era la domanda relativa al Lanfranco. No, Lanfranco era uno che sono citati. Io ho chiesto, Lanfranco non l'ho citato. No, scusi, Lanfranco. Via Sartori. Consigliere, mi scusi, ho detto una cosa inesatta. Io parlavo del Fleming. È il Fleming che ha solo parcheggio fuori terra e l'interrato è privato. Il Lanfranco, chiaramente, è... Scusi, l'ho interrotta. No, io mi riferivo a, quello mi è chiaro, no, mi riferivo al Sartori che è citato in un documento che io ho del 2011 e anche il Via Lombardia, ecco, quindi volevo capire, adesso non so se mi risponderà l'assessore Ferretti o l'assessore Benassi sul conferimento, sul mancato conferimento o i problemi che ci possono essere se c'è un contenzioso aperto, perché questo io non lo so, insomma, chiedevo. Io posso dire che non sono parcheggi infomobility. Sì, lo so, ma infatti il problema è che c'è un documento del 2011 che devono diventare nel patrimonio di Infomobility, questo è il problema. E mi chiedo perché adesso non sono diventati, questa era la domanda. Ma allora, è una domanda io posso dire solo per la storia di Infomobility che, se non ricordo male, il 29 dicembre 2011 sono stati conferiti in natura a Infomobility i parcheggi che attualmente gestiamo. Era stata fatta fare al comune una perizia, e nella perizia c'era anche la valutazione del parcheggio cosiddetto Lombardia. Di fatto, poi dopo, in effetti, per quel parcheggio si era interrotta la procedura di conferimento. Però questa io posso dire lato Infomobility. Sì, allora, scusate, buonasera, posso intervenire, Presidente? Certo. Ma giusto perché... Sì, se è in risposta ai quesiti, prego. Sì, ma semplicemente perché c'è uno storico tecnico su quelle aree, soprattutto per quanto riguarda il parcheggio Via Lombardia, sicuramente il consigliere Massari si riferisce a questo storico, ecco, per cui visto che abbiamo l'ingegner Ferioli che magari conosce un po' la storia, può dare qualche spiegazione in più rispetto a noi, a Infomobility, ecco. Attualmente comunque sì. Dovrebbe essere in concessione a Parma Infrastrutture, ma adesso l'ingegner Ferioli magari aggiunge qualcosa. Sì, beh, credo, grazie. La domanda è, credo, di Massari, era visto, credo che sia del consigliere Massari anche legata così in generale a,
ai vari parcheggi che lui ha citato, capire se, visto la domanda di sosta che più o meno c'era, diciamo, prima della pandemia, se sono e come, che intenzioni ha l'amministrazione. Però il passaggio è questo, cioè, allora, InfoMobility ha soltanto un parcheggio in gestione a rotazione, che è il DUS, con 150, se non mi sbaglio, di 3-4 stalli, con circa 150 posti. Sento un ritorno. Che non no, era Massari che aveva... Okay. Credo che sia il consigliere Massari che stia parlando con qualcuno. Ah, ok, allora sentivamo un ritorno di Massari. Adesso c'è il microfono spento. No, va bene, dai. Comunque, posso riprendere? Chiedo scusa, mi sono assentato perché mi hanno suonato il campanello, quindi sì, non ho sentito. Sì. No, scusi consigliere, no, ma si sentiva il ritorno, abbiamo capito che era lei. No, comunque, dicevo, allora, no, partendo dall'inizio, la domanda penso che fosse appunto per capire su questi parcheggi segnalati, su queste aree di parcheggio, visto che ci sono domande, c'è domanda di sosta, e parliamo con la società che gestisce, diciamo, la sosta a Parma per il comune in house, che cosa se ne vuole fare, ecco, questa in generale, questa è una domanda, diciamo, anche strategica, politica, però io adesso mi riferivo ai punti specifici e volevo riferire dal punto di vista tecnico. InfoMobility oggi ha appunto un parcheggio e basta a rotazione che gli è stato conferito in epoca commissariale per, diciamo, risollevare le sorti della società, grazie all'aumento patrimoniale, ed è il DUS, che è qui vicino al DUC, e ha 150 posti a rotazione con una forma di abbonamenti, con una serie di cose che abbiamo fatto, diciamo, negli ultimi 6-7 anni, e è un parcheggio che, diciamo, pandemia meno prima della pandemia, un parcheggio abbastanza pieno, ovviamente risente della concorrenza del DUC, però è vicino alla parte salvo d'acquisto, a zone, ha preso piede, diciamo, quando si è cominciato a rilanciare potentemente Casa della Musica e tutto quanto. Comunque c'è un paio di delibere di giunta che stabiliscono delle tariffe, ed è un parcheggio anche a buon mercato, fra virgolette, ed è un parcheggio utilizzato abbastanza, diciamo, pandemia permettendo. Poi in realtà gli altri due parcheggi, che è vero, sono nella consistenza di InfoMobility ed erano molto vecchi come consistenza, ai noi, quindi parlo di prima del 2005, erano opere di urbanizzazione fatte così, no? Perché lo so, perché me l'avevano messa in mano come libero professionista e le avevo viste, ed erano nemmeno collaudati. Uno, che era il Lanfranco, diciamo, il primo sottoterra, ed è una sorta di garage senza le altezze, senza niente, e che ha sempre avuto InfoMobility e l'ha utilizzato, penso ancora in parte, come rifugio, come deposito della segnaletica e delle colonnine del bike share, insomma, una sorta di, quindi abbastanza inutilizzabile come garage. Invece l'altro, effettivamente, avevamo avuto modo di parlarne, secondo me, in qualche altra occasione. Il Lanfranco cosiddetto 2 è un parcheggio da, mi sembra, 28-30 posti, anche quello non, un po' infelice di fronte alla CISL, no? Infelice perché va... Non si capisce. Come? Sì, non si capisce. Non si capisce, almeno. C'è una voce metallica. Ah, noi sentiamo bene. Io sento bene. Noi sentiamo bene. Pensavo non si capiva il Lanfranco 2, no, perché un po' non si capisce neanche il Lanfranco 2. Cioè, e lì niente, avevamo un affitto, diciamo, come si dice, a canone concordato con CISL. Poi in realtà, questo epoca 2009-2012, poi dopo siamo andati avanti così, non si poteva, diciamo, si è cercato di fare altre cose negli ultimi anni, ma essendo anche lì un parcheggio di cessione non puoi andarlo, diciamo, a regolare con degli affitti annuali alle residenze, eccetera. Quindi è rimasto addirittura ci sono le righe blu tracciate dentro, no? Nel Lanfranco 2, però insomma sono 25 posti. E
Quindi questi sono i parcheggi attualmente che diciamo gestisce InfoMobility. Quindi InfoMobility gestisce il DUS sostanzialmente, che è, vale un ventesimo della gestione dei parcheggi in struttura nella città di Parma, no? Perché Toschi, Goito, la galleria adesso che si chiamava Repubblica, diciamo l'ex Aridania, e i Bonatti Duke Parking sono, insomma, sono di ben altra dimensione, e il Kennedy, diciamo. Però, vabbè, questo era per fare il punto. Sugli altri, effettivamente ha ragione a porre la questione che non è principalmente in questo momento, dico, di InfoMobility, perché in Lombardia è in capo a Parma Infrastrutture e andò con tutto il demanio ai tempi 2011 a Parma Infrastrutture, e poi ci furono diverse cose. Beh, basta, se si va su internet, basta schiacciare parcheggio Lombardia aperto, ce n'è di ogni. Cioè, cosa fece? Il comune fece qualche opera effettivamente all'interno per renderlo utilizzabile, anzi, doveva essere collaudato e fermammo il collaudo perché c'erano dei problemi. Ci furono delle opere fatte, anche quello è un parcheggio di cessione, dell'urbanizzazione lì vicina. Insomma, poi Parma Infrastrutture fece una procedura di gara, finalmente attorno al 2014, e fu oggetto anche di qualche interpellanza, secondo me, allora in Consiglio Comunale, la cosa, perché evidentemente era molto ambito questo. Cioè è un'area abbastanza ambita. E dopodiché ci fu un'aggiudicazione a una cooperativa in Ati con un altro operatore economico, lo aprirono forse per qualche settimana o un mese o due, poi non riuscirono a gestirlo e fu una debacle mostruosa. Questo nel 2015, attorno a queste date, o 2016. Dopodiché è un parcheggio, è vero che è in una buona posizione, però innanzitutto eravamo riusciti ad ottenere come comune quegli 85 stalli fuori terra nell'area Fratti, grazie a quel vecchio ricorso dell'ex immobiliare Fratti, no? Fra via Fratti e via Mentana, e questo, diciamo, che ha allentato un po' la domanda, perché è vero che sono righe blu all'aperto, però sono diventate pubbliche, diciamo. E poi effettivamente ogni volta che si va, ma lo dico perché questo parcheggio è interrato, è a due piani sottoterra e pochi stalli per piano. È vero che ne ha poco meno di 90, forse un'ottantina, però ha tipo 25-26 stalli per piano, oggetto anche di depositi rifiuti, quindi ogni tanto ci si torna. È un tema, diciamo, da porsi. Oggi non è un tema di InfoMobility. Noi abbiamo provato anche nel tempo a metterlo dentro in un pacchetto generale con Gespar, con Stustazione, quando ci fu la gara, che poi recentemente affidata un anno e mezzo fa, del parcheggio, l'altro parcheggio grande, diciamo, di Parma, della stazione, il parcheggio H, però non ci siamo riusciti, ecco, come comune, a metterlo nei vari pacchetti. Però è un tema sul tavolo, perché giustamente è un'area, è una superficie, una cubatura presente, è un po' difficile da gestire. Anche i parcheggiatori APCOA, è un po' complicato, cioè essendo appunto sottoterra va sorvegliato, in una posizione, e poi, come dico, aprendosi, però lo volevo dire a livello di generale strategico, ecco, per InfoMobility questo non è nel suo patrimonio in questo momento. Grazie, ingegner Ferrioli. Assessore Benassi, voleva aggiungere altro, perché prima ho visto che tentava di intervenire. No, assolutamente, va bene così, grazie. Grazie. Consigliere Massari, vedo che ha aperto il microfono, prego. Sì, voglio dire, ho capito la risposta dell'ingegnere Ferrioli, ma che non sia nel patrimonio di InfoMobility lo so, ma mi stavo chiedendo perché non viene conferito, cioè questa è la domanda a cui non mi pare di aver ricevuto risposta. Comunque farò l'interrogazione, poi magari ci sarà modo di interloquire in modo diverso, ho qua i documenti, quindi va bene, per adesso grazie.
Grazie. Assessore, la vedo ricomparire. No. Ha chiesto la parola il presidente Lavaggetto, gli lasciamo spazio. Prego. Sì, buonasera. Vi volevo chiedere, cioè volevo dire una cosa e fare due domande. La cosa che volevo segnalare sostanzialmente, io uso monopattino di tutte e tre le ditte, quindi contribuisco al loro fatturato. La cosa che secondo me non funziona molto bene è il sistema di limitazione di velocità nelle zone del centro storico, perché ci sono delle aree nelle quali non si è evidentemente soggetti a limitazione, dove però per interferenza particolare capita che avvenga la limitazione. Quindi magari uno sta facendo un sorpasso di fianco sul lungo Parma, di fianco alla ghiaia, e si pianta in mezzo alla strada, e questo secondo me può essere una situazione di pericolo. Lo segnalo perché eventualmente poi si valuterà. Peraltro diciamo che il servizio per me è molto comodo, quindi tutto sommato da questo punto di vista sono contento utilizzatore. Vuol dire che credo però che abbia in qualche modo, al di là dei risultati non particolarmente felici dell'anno pandemico, comunque metta in difficoltà il servizio che viceversa viene gestito dal comune, cioè il bike sharing e il car sharing, perché alla fine abbiamo visto anche dei numeri completamente differenti. Ma detto questo, invece volevo fare due domande. La prima domanda che voglio fare è questa: ho guardato i pagamenti di Infomobility sul sito, e lì ho trovato due voci per le quali secondo me mi interessano. Sono le due domande, sono queste. La prima che volevo sapere è: ci sono delle spese legali molto alte, e allora mi chiedevo quali sono i contenziosi che ha in atto o quali sono le necessità, degli importi abbastanza importanti, parliamo di 30-40 mila euro per alcuni professionisti diffusi e distribuiti, immagino che siano anche cose stratificate, mi chiedevo che tipo di contenzioso ha Infomobility. La seconda cosa che ho trovato è il rifacimento del sito internet, che se ho capito bene vale 30.000 euro, e mi chiedevo come è stata fatta l'assegnazione e a quale soggetto è stata fatta l'assegnazione di questi 30.000 euro e sulla base di quali criteri effettivamente si è proceduto. Grazie. Prego, dottor Tiveri. Sì, per quello che riguarda la limitazione della velocità dei monopattini, è un aspetto che abbiamo già segnalato, anch'io sono un utilizzatore del monopattino, è un aspetto che abbiamo segnalato, e questo è dovuto ai limiti dettati dal GPS, dal rilevatore GPS. Può capitare che rilevi con una distanza di un metro, come possa farlo di 20 metri, quindi magari ti tira dentro a una zona che non è quella dedicata alla limitazione della velocità. Lo abbiamo segnalato, e insomma non so in che modo si possa migliorare questo. Per quello che riguarda invece le spese legali, direi che sono in buona parte legate alla consulenza che ci viene fornita. Come ho detto nella mia presentazione, abbiamo iniziato, ci sono anche piccoli contenziosi, però diciamo che abbiamo iniziato con Deloitte lo studio dell'unificazione dei contratti, l'unificazione, l'armonizzazione dei contratti di lavoro con Deloitte, ed è un aspetto legale, quindi di diritto del lavoro, quindi diciamo che gli aspetti legali a quella parte preponderante sono questi qua. Per quello che riguarda invece il sito, non mi risulta siano 30.000 euro, ma io adesso mi riservo, magari se il dottor Pierondi mi assiste, il sito non mi risulta assolutamente 30.000 euro, anzi non ricordo neanche. No, il sito di per sé non è stato, è in via di progettazione, il rifacimento, però stiamo parlando di 10.000 euro, non di 30.000 euro, per il rifacimento del sito di Infomobility.
Allora c'è il dato sul vostro, i vostri pagamenti, vi consiglio di controllarlo perché c'è una voce scritta così, quindi questo l'ho visto proprio poco fa, perciò non mi sbaglio. No, no, va bene, sta parlando della sezione della società trasparente in cui pubblichiamo tutti. Esattamente. Questo? Sta dicendo lì? Probabilmente è andata una descrizione probabilmente complessiva, nel senso che è fornito. Sì. Mi sente? Pronto? Ma si sente la Vaggetto, le chiedo di ripetere perché non si sente, si sente molto male, no, e non abbiamo capito. Domando, scusa, no, ho detto solo che sentivo, era tutto lì. No, no, diciamo che probabilmente è un affidamento complessivo dove ci sono anche altre attività legate a questo fornitore, quindi probabilmente nell'oggetto c'è anche questo aspetto, però diciamo che la quota parte relativa al rifacimento del sito è della cifra che vi ho riferito. E comunque per quanto riguarda gli affidamenti, peraltro la regolamentazione sugli affidamenti da codice dei contratti pubblici ha portato fino a 31-12 gli affidamenti diretti fino a 75.000 euro, fino a 31-12-2021. Quindi ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto che era 40.000 euro. Quindi comunque diciamo che sostanzialmente la maggior parte degli affidamenti che fa Infobit sono cosiddetti sotto soglia. E per quanto riguarda invece gli affidamenti sopra soglia, come in effetti pubblichiamo sempre nella sezione della società trasparente, facciamo delle gare sempre secondo il codice degli appalti, codice dei contratti pubblici. Decreto legislativo 50 del 2016. Sì, ma non discutevo la liceità della cosa, chiedevo perché la voce saltava un po' all'occhio e quindi da questo punto di vista ovviamente la domanda era... No, no, vale la pena estrapolare effettivamente l'esatto importo legato al sito che infatti ricordavo era intorno ai 10.000 euro. Meglio che almeno è chiarita questa cosa, grazie. Comunque facciamo, benché siano sotto soglia, facciamo sempre fare preventivi. Non è che ci indirizziamo direttamente verso un fornitore, qualche preventivo lo facciamo fare comunque. La domanda era la domanda con il criterio di selezione che viene usato per questi affidamenti, visto che sono tutti, praticamente tutti, come diceva il dottor Pieroni, sotto soglia, mi chiedevo questo. Sì, sì, ma il sotto soglia non vuol dire che non facciamo richieste di preventivi, questo voglio dire, adottiamo sempre dei criteri di comparazione e anche di rotazione di fornitore a prescindere. Diciamo che il formalismo è diverso, però di fatto chiediamo sempre, almeno che non si tratti di competenze strettamente specialistiche, come in effetti possono essere in alcuni casi le competenze di tipo legale, e in questo caso diciamo che ed è consentito, il rapporto fiduciario con il professionista determina probabilmente l'affidamento in sé, sempre diciamo entro i certi parametri di somme, però è chiaro che ci sono aspetti e profili di altro tipo. No, certo, è evidente che in un incarico professionale prevale la fiducia nel professionista piuttosto che la gara e il mero aspetto pecuniario, è evidente. Grazie Max. Peraltro sono colleghi, non vorrei mai sindacare assolutamente, ma era semplicemente una richiesta di, siccome le partecipate sono delle galassie a fianco, è normale che uno faccia domande da questo punto di vista, ecco, così si chiarisce, grazie. No, ho corretto anche la domanda sul sito internet, io non avevo visto, ma insomma effettivamente 30.000 avrebbero dato l'occhio anche a me, quindi no, assolutamente fuori mercato. Comunque adesso per, visto che è l'incarico specifico sono 11.325 euro per il rifacimento del sito, giusto per essere proprio precisi, perché sì, sì, che deve essere ancora messo online. Però questo... Sì, sì, deve essere ancora messo online. È stato fatto l'affidamento, però siamo nella fase di progettazione. Nell'affidamento in sé, anche perché è un affidamento del 2021 questo, quindi c'è una parte di progettazione e la realizzazione, quindi la messa in onda, diciamo così, del nuovo sito. Ecco. Sì, sì, grazie.
Allora, chiedo ai consiglieri se vogliono intervenire nuovamente, quindi vi prego di prenotarvi. Io non vedo altre richieste di intervento, quindi mi avvierei verso la conclusione di questa parte. Ecco, vedo che vorrebbe chiudere l'assessore Ferretti, prego. Io sarò velocissimo, volevo ringraziare Ziveri, Pirondi e comparso Mazzini, che così si prende i ringraziamenti in video per il lavoro svolto quest'anno, perché, come dire, i dati di bilancio poi parlano chiaro, cioè 2 milioni e 2 in meno di ricavi quando avevamo alzato le tariffe della sosta pensando di avere più ricavi per poter fare cose, come dire, è stato un anno particolare. Penso che sia chiaro quello che ci siamo sempre anche detti, perché nell'ottica di gruppo, come dire, abbiamo ragionato da gruppo, quindi abbiamo parlato, a triangolato con Parma Infrastrutture, abbiamo fatto in modo ovviamente di non penalizzare nessuna delle nostre società. Ovviamente, come ricordo sempre a tutti, non stampando noi moneta, non battendo moneta, poi dopo il comune non è che ha disponibilità illimitate e sopperisce lui a qualsiasi mancanza delle sue partecipate, però l'ottica è quella, insomma, e cerchiamo di arrivare all'equilibrio di bilancio, e questo abbiamo fatto, quindi, come dire, un grazie per il lavoro svolto. Metto un appuntino, ma avremo ampiamente modo di discuterne prossimamente. Stiamo andando alla scadenza della convenzione, quindi, come ha ricordato un po', forse passato sotto banco, l'amministratore, lo ricordo io, così metto una, non apriamo adesso il dibattito, non voglio aprire adesso il dibattito, abbiamo ampiamente tempo di fare un dibattito. Uno di questi punti che ci porta alla nuova convenzione è quella dell'armonizzazione dei contratti di lavoro all'interno di Infomobility. Ricordo a tutti che nel 2017 è stata rinnovata una convenzione quinquennale dal comune verso Infomobility. Questa convenzione prevedeva una cosa: l'armonizzazione, la valutazione, un accordo sindacale che prevedeva una valutazione della fattibilità dell'armonizzazione. Ve la dico brevissimo. Questo vuol dire che i due contratti oggi di lavoro che ha Infomobility nel lungo periodo non sono più sostenibili. Quindi vuol dire che, a maggior ragione, il Covid ha evidenziato questa criticità, che Infomobility in questo anno che la separa dalla nuova convenzione deve andare verso un'armonizzazione dei contratti. Questo le potrebbe permettere anche di, se riusciamo a chiudere questo cerchio, di andare anche in scenari positivi e di lungo periodo, cioè dove si ipotizza un rinnovo ulteriore della convenzione, dove si ipotizzano ulteriori investimenti su Infomobility, dove si ipotizzano un potenziamento dei servizi di Infomobility. Quindi, insomma, questo un po', vi lanciavo questa suggestione che non voglio aprire adesso, però avremo modo e maniera nelle commissioni che verranno fatte ad hoc di parlarne ampiamente. Grazie. Grazie assessore per questa suggestione del futuro di Infomobility. Io sì, avviandoci verso la conclusione di questa parte dedicata ad Infomobility, volevo sottolineare, perché a mio avviso sono degni di avere un ulteriore accenno, quanto dichiarato prima dall'amministratore Ziveri, soprattutto per quanto riguarda i monopattini e la soddisfazione di essere una delle città che ha avuto meno danneggiamenti. Questo dal punto di vista sociale un po' mi rincuora, e spero che rincuori tutti i cittadini, perché, insomma, speriamo di essere ancora fra le città più civili d'Italia, e questo, insomma, da cittadino mi fa molto piacere. E poi volevo ringraziarli anche per l'azione messa in atto con Almix, perché a mio avviso è un'azione doverosa, di giustizia, e quindi un'ottima azione. Bravi, grazie.
A questo punto, se nessun altro ha qualcosa da aggiungere, direi che ringraziamo il dottor Ziveri, il dottor Pirondi, il dottor Mazzini. Grazie. E passiamo al prossimo punto, all'ordine del giorno. Grazie. Buona serata. Grazie. Arrivederci. Per il prossimo punto all'ordine del giorno abbiamo collegato il dottor Prada, ho visto prima collegata la dottoressa Schiedoni, e quindi per il bilancio di TEP lascerei immediatamente la parola al dottor Prada, prego. Sì, buonasera, vediamo se riesco a mettere a video la presentazione. Sì, la vediamo. Perfetto, allora. Ok, quindi una prima informazione di sintesi. Il bilancio, nonostante già avevamo avuto gli incontri con i gruppi consigliari, c'è stato un momento in cui temevamo di perdere anche 3 milioni di euro, poi nell'ultima previsione che abbiamo fatto pensavamo di avere una perdita di poco inferiore a 1 milione di euro, in realtà poi a fine anno siamo riusciti a chiudere in sostanziale pareggio, perché con un utile di 58 mila euro. Questo è avvenuto perché... Scusa, dottor Prada, se, perché vediamo un rettangolo della nostra immagine che oscura l'utile del 20, che sembra che... Così è andato via? Sì, adesso è andato via, grazie. Non è indifferente. Sì, no. Che non si vedeva era, meritava di essere visto. Grazie. Quindi diciamo, a livello di sintesi, che cosa è successo? Quindi come mai poi siamo riusciti a chiudere in sostanziale pareggio? Praticamente è stato chiarito l'ammontare perlomeno di ristori che fino a questo punto ci sono stati erogati, che quindi sono stati 1.608.000 euro. Abbiamo avuto un andamento dei rimborsi degli abbonamenti che aveva un potenziale costo di circa 1,5 milioni, e in realtà poi gli abbonamenti si sono chiusi con un rimborso di 800.000 euro, per cui tanti utenti evidentemente non hanno chiesto, data l'esiguità che poi avrebbero voluto chiedere, che però per noi poi valeva molto, chiaramente moltiplicato il numero, non hanno chiesto i rimborsi, e quindi abbiamo recuperato lì. Abbiamo avuto circa 250.000 euro di sopravvenienze, quindi senza quelle comunque l'utile non sarebbe rimasto in perdita, e abbiamo avuto poi il crollo, diciamo, del costo dei prodotti energetici, quindi gasolio, energia elettrica e gas metano, e proseguito poi alla fine dell'anno, perché sembrava poi nell'ultima parte dell'anno che ci fosse un'impennata di prendere le quotazioni, poi in realtà detto che hanno ripreso le chiusure, e questo ha fatto sì che i prezzi hanno continuato a tenersi bassi, tant'è che tenete presente che, non so, ad esempio il gasolio noi l'abbiamo pagato nel 2020 l'86% di quanto lo pagavamo, l'euro litro di quanto lo pagavamo nel 2018, e il metano, l'euro metro cubo, l'abbiamo pagato il 77% di quello che lo pagavamo nel 2018, quindi questo ci ha dato una bella mano. Quindi chiuso un attimo questa visione un attimo generale, vedete che chilometri percorsi nel 2020 non sono neanche stati poi tanto più bassi rispetto all'anno prima, in realtà noi abbiamo percorso un 6% in meno di chilometri, quindi noi viaggiavamo intorno ai 13 milioni e 3, 13 milioni e 4 di chilometri, ne abbiamo percorsi 12 milioni e 6. Perché? Perché nella fase della lockdown più stretto noi avevamo tagliato di circa un 30% i chilometri percorsi, ma poi usciti da questa fase il servizio è stato svolto come prima, e dalla con la riapertura poi delle scuole in realtà noi facciamo molte più corse, stiamo facendo molti più chilometri di quello che è il servizio, il contratto di servizio di base, quindi questo fa sì che i chilometri si sono ridotti soltanto di un 6%. In realtà i passeggeri, che è sempre un po' una convenzione misurarli, perché i passeggeri tu li puoi misurare quando hanno un biglietto, perché valido un biglietto, ma quando hanno un abbonamento, in base al numero di abbonamenti ci sono le convenzioni, per cui sì, ci sono delle medie per calcolare i passeggeri. Quindi il calo di passeggeri che abbiamo avuto, che c'è un quarto in meno, in realtà è calcolato sulla base convenzionale del fatto che abbiamo un certo numero di abbonamenti. Sicuramente i proprietari di abbonamenti hanno viaggiato meno rispetto ai periodi precedenti, quindi in realtà il vero carro dei passeggeri sicuramente è superiore a un quarto del carro. Diciamo che un quarto è misurabile il fatturato in meno sostanzialmente che hanno generato, che possono generare abbonamenti.
mentre i chilometri più o meno sono calati molto meno. Se leggiamo un po' gli accadimenti economici che abbiamo avuto poi lungo le righe del conto economico, vedete che i ricavi che vi sto evidenziando, i ricavi da utenti, che sono i ricavi da biglietti e da abbonamenti, sono calati da un 17 milioni l'anno prima a un 12 milioni e 3. Il calo è quindi di un 29%. In realtà in questa voce ci sono anche i ristori, quel 1,6 milioni che vi dicevo prima. Quindi senza ristori, in realtà noi i ricavi da biglietti e abbonamenti abbiamo perso rispetto all'anno prima un 38%. I corrispettivi invece TPL, che come vedete sono due terzi sostanzialmente poi dei ricavi totali, questi sono più alti l'anno prima perché i vari DPCM avevano previsto per sostenere il settore del trasporto che anche i chilometri non fatti previsti nei contratti di servizio devono comunque essere pagati, e poi nella seconda parte dell'anno abbiamo incrementato i chilometri percorsi, abbiamo tutte le corse aggiuntive, i bis, i tris, il covid che stiamo facendo, e quindi chiaramente quelli sono pagati, quindi qua vediamo un incremento poi di 1,2%. Se andiamo a vedere, questo poi fa quell'effetto che vi dicevo, i 46 milioni e mezzo di totale ricavi equivale a un 9,7% meno l'anno prima. Allora, la rappresentazione che vi sto dando è una prestazione gestionale, per cui se poi guardate la nota integrativa al bilancio civilistico, l'utile ovviamente è sempre lo stesso perché non potrebbe essere così, c'è qualche riga che gestionalmente viene considerata magari come compensazione di costi e non coperne i ricavi, quindi non vedrete esattamente la stessa rappresentazione anche a livello di ricavi che vedete sul bilancio civilistico, ma come ripeto i numeri sono sempre gli stessi e l'utile ovviamente è sempre lo stesso. Allora, vediamo che è successo nell'area del costo del personale. Il costo del personale che equivale a poco meno, no? Del 50% poi dei costi, un po' più del 50% dei costi operativi totali, perché essenzialmente il settore del trasporto pubblico è ancora un settore non molto lavoro intensivo. Allora, qui il calo che abbiamo avuto nel costo del lavoro è di un 6,7% rispetto all'anno prima. Qui abbiamo avuto sostanzialmente due fenomeni. Un primo fenomeno: all'interno del costo c'è una parte di retribuzione variabile che è legata anche al raggiungimento di determinati utili. Noi venivamo da utili gli anni precedenti di 1,5 milioni circa, quindi c'è una parte variabile che prendevano i dipendenti, che chiaramente quest'anno non hanno preso. Una seconda parte invece è legata al fatto che abbiamo dovuto ridurre l'attività, perché come dicevo, in un certo periodo comunque i fatturati da biglietti erano calati del 95% e i chilometri in quella fase là erano calati un 30%. Quindi qui come abbiamo fatto per ridurre il costo del lavoro? Allora, abbiamo deciso di non fare ricorso alla cassa integrazione, che avrebbe dato anche un vantaggio finanziario, perché chiaramente le persone che sono in cassa integrazione l'azienda non le paga completamente. E invece abbiamo deciso di lavorare soltanto sulla riduzione del monto delle ferie non godute. Questo dal punto di vista economico ha esattamente lo stesso impatto. Quindi che noi avessimo fatto in un modo o nell'altro, comunque il conto economico sarebbe stato uguale. Però questo ha un impatto invece finanziario diverso, perché mentre le persone sono in ferie l'azienda chiaramente paga la retribuzione completa, e però è molto importante per il dipendente, perché quando è in cassa integrazione poi con i massimali che ci sono percepisce circa il 50% della che avrebbe percepito la retribuzione, invece scaricando il monte ferie chiaramente percepisce il 100% della retribuzione. Quindi in tutti quei mesi abbiamo dovuto raggiungere anche degli accordi sindacali per gestire lo scarico significativo che abbiamo avuto in certi momenti, perché vale parecchie centinaia di migliaia di euro del costo. E questo spiega il fatto come abbiamo visto l'altra parte, i chilometri percorsi sono stati il 6,2% meno, il costo del lavoro è stato il 6,7% in meno. Quindi siamo riusciti a tenere più o meno lo stesso trend. Se vedete poi la voce, i 3 milioni e 6 contro i 4 e 6, quindi abbiamo recuperato 1 milione di euro dei costi di acquisto delle materie, che per noi, come dicevo, sono i prodotti energetici. Qui abbiamo calato il costo di un 23%, nonostante abbiamo fatto soltanto 6% meno di chilometri. Quello perché vi dicevo, è crollato i costi delle materie prime. Noi non avevamo fatto contratti con coperture, andiamo con contratti che prevedono uno spread rispetto alla media del mercato del periodo, e poi facciamo, per quanto riguarda il gas e per quanto riguarda il gasolio, che funziona uguale con uno spread, ma facciamo ogni volta gare online per l'acquisizione dei prodotti. Quindi noi abbiamo preso, non avendo copertura, abbiamo preso completamente tutto il calo del costo, e quindi siamo riusciti a ridurre, come dicevo, di un 23%. La parte dei costi per servizi, che come vedete passa da un 15 milioni, quasi 16 milioni a un 14 milioni e 8, e quindi cala di un 7,4%,
Qui all'interno dei servizi le voci principali che abbiamo sono gli appalti per i servizi che fanno i privati, che vale circa 5 milioni e 3, quindi vale più di un terzo di questi costi, è quello che noi paghiamo ai privati. Privati che poi voi avrete visto che qualcuno nei mesi precedenti ha riempito la testa di Fandoni e gli italiani dicendo che non c'erano i mezzi in giro, perché non si utilizzavano i privati e così via, sono tutte sciocchezze. Noi privati li abbiamo sempre utilizzati, già prima del Covid utilizzavamo 100 mezzi di privati, e li utilizziamo ovviamente sulle tratte a minor volume di traffico e quelle che richiedono la maggior flessibilità e che quindi sono tutte concentrate sulla parte extraurbana del servizio ovviamente. E hanno avuto un incremento quest'anno anche perché poi le corse aggiuntive con i bisettris Covid abbiamo fatto il corso maggiore privati che non è vero che hanno i mezzi che sono lì che non vedono l'ora di utilizzare per il servizio pubblico, hanno mezzi che non sono adeguati e di conseguenza noi per utilizzare i privati spesso gli abbiamo dovuto dare incomodato dei nostri mezzi vecchi che avremmo dovuto rottamare all'inizio del 2020, poi quando abbiamo capito che l'anno sarebbe stato un po' difficoltoso superare, abbiamo aspettato a rottamarli e di conseguenza poi quei mezzi li abbiamo dati ai privati, che in parte utilizzano ovviamente i loro mezzi, ma in parte non avrebbero avuto mezzi adeguati per fare il servizio pubblico e gli abbiamo dato i nostri mezzi incomodati. Come dicevo, questo valore vale circa 5 milioni e 3. Un'altra voce importante sono i costi di manutenzione, 4 milioni e 8, sostanzialmente, nonostante un po' il calo d'attività, sono rimasti un costo sostanzialmente allineato con l'anno precedente. È vero che nel periodo più grigio all'inizio del lockdown, quando non c'erano neanche disponibilità di mascherine e così via, abbiamo dovuto far lavorare i manutentori a rotazione per cercare di distanziarli un po', perché poi, come dico, all'inizio non c'erano neanche dispositivi individuali di proiezione, non si riusciva neanche a comprare, neanche strapagandoli, e quindi avevamo dovuto un po' organizzare i turni diversamente. Poi dopo le cose sono andate a posto, i dispositivi ovviamente li abbiamo avuti in quantità e quindi abbiamo approfittato del periodo in cui c'erano un po' meno in giro i mezzi per recuperare diciamo tutta una serie di attività. Generalmente noi viaggiavamo con 40-50 mezzi in manutenzione periodicamente tutti i giorni, no? Che ci sono sempre mezzi che sono fermi. Nei mesi in cui avevamo più disponibilità di lavorare con più calma sui mezzi abbiamo fatto attività anche aggiuntive e questo è venuto molto comodo perché poi dopo l'estate, quando abbiamo dovuto incrementare significativamente il servizio che già facevamo e quindi sono serviti più mezzi, noi avevamo anche più mezzi a disposizione perché ne avevamo mezzi fermi storicamente in manutenzione. Quindi i costi sono rimasti sostanzialmente analoghi, lì non hanno seguito il calo dell'attività. L'altra voce grande che arriva a 1 milione di euro sono le parti assicurazioni, franchigie e così via. Le pulizie sui 600.000 euro che sono aumentate di un 30% per gli evidenti motivi, tutti i giorni gasiamo all'interno degli abitacoli, cosa che chiaramente nessun altro ambiente può essere fatto, perché poi chiaramente deve essere fatto senza la presenza di persone o di oggetti. Vengono fatti durante la notte per i mezzi urbani e vengono fatti durante il giorno per i mezzi extraurbani che dormono nelle residenze esterne e entrano da noi al mattino e prima che poi ripartano all'ora di pranzo, insomma, vengono fatte le attività. Quindi sostanzialmente poi dopo tutte le altre voci sono sostanzialmente gli ultimi 3 milioni di euro. Qui abbiamo avuto dei recuperi perché vendendo meno biglietti chiaramente abbiamo pagato meno aggi per la vendita dei biglietti, abbiamo avuto meno costi per la stampa dei titoli di viaggio. C'è stata una fase in cui i DPCM avevano proibito di effettuare le verifiche a bordo dei titoli di viaggio e di conseguenza abbiamo ridotto i costi del personale addetto alle verifiche, che per la parte urbana è dato a una società terza esterna. Siamo credo stati tra le prime aziende in Italia poi a ripartire con le verifiche con i dispositivi ovviamente di protezione idonea, ma a parte con le verifiche a bordo, perché poi sono state aziende che hanno avuto paura a riprendere l'attività di controllo dei titoli e per mesi e mesi e mesi, quando ormai il DPCM più non lo proibiva, hanno continuato a non fare queste verifiche, ma noi appena è stato possibile le abbiamo riprese. L'ultima cosa da dire all'interno di questa voce è che noi non abbiamo spinto al massimo il taglio dei costi, perché i DPCM vari che sono usciti prevedevano il fatto, come vi ho detto, che le attività legate al servizio pubblico dovessero essere pagate, se prevista a contratto, indipendentemente che non fossero rese in quel periodo, ma questo sostegno era destinato esclusivamente alle aziende titolari di un servizio pubblico e non invece a privati, ad esempio, che erano subappaltatori e così via. Quindi credo, sono certo, perché in associazione di categoria
così ho sentito dire da altri presidenti, la maggior parte delle aziende in Italia hanno interiorizzato, aziende che titolari del servizio pubblico di trasporto, hanno interiorizzato tutti i benefici per salvare i loro bilanci, li hanno tenuti tutti interni e quindi agli appaltatori hanno pagato esclusivamente i servizi resi. Noi apparteniamo in TEPA al gruppetto minoritario di aziende che invece ha deciso che i terzisti non erano soltanto fornitori da sfruttare, ma erano partner che dovevano pur stare in piedi, che poi dovevano anche aumentare l'attività nella seconda parte dell'anno, quindi dovevano essere in grado, insomma, di offrire la solidità del caso, e quindi abbiamo sottoscritto un accordo tale per cui gli abbiamo riconosciuto al momento il 30% del costo che gli avrebbero dovuto prendere per i servizi non dati, quindi vale circa 300.000 euro perché noi abbiamo risparmiato 1 milione di euro di costi verso i terzisti. E perché gli abbiamo riconosciuto un 30%? Perché era parte di costi fissi incomprimibili che anche loro non sarebbero riusciti a ridurre, mentre chiaramente queste aziende, avendo maggiori flessibilità rispetto alle aziende di trasporto pubblico, chiaramente sono riuscite a variabilizzare una parte maggiore di costo. E l'accordo finale, che sta poi accantonato nei rischi, è che se dovessimo ricevere ulteriori ristori relativi all'anno 2020, poiché il calcolo in realtà non è ancora concluso, non sono ancora certi i valori, gli riconosceremo un'ulteriore quota del 10%, o che insomma dovessimo avere altre somme. Se no, diciamo, noi gli abbiamo già erogato il 30% e questo è il tutto. Per quanto riguarda la voce, godimento beni dei terzi, sono gli affitti, per cui se vedete sono rimasti sostanzialmente uguali. Se vedete la riga, e quindi arriviamo con un margine operativo lordo di 3 milioni e 100, quindi abbiamo perso circa 1 milione e 100 rispetto agli EBITDA dell'anno precedente. Se vedete poi gli ammortamenti, ricorderete nei vari gruppi che abbiamo già fatto in passato quando vi dissi che noi stiamo proseguendo con una politica di investimenti che aumenterà significativamente gli ammortamenti, ammortamenti che economicamente non avrebbero potuto essere retti da bilancio se fossimo andati avanti con i criteri contabili che c'erano ancora nel 2018, quindi nel 2019 ci eravamo già preparati, rivedendo e abbassando le aliquote di ammortamento due mezzi in base alla vita utile dei beni, che in ogni caso era più lunga rispetto alle aliquote di ammortamento che venivano applicate in precedenza. E quindi questo aveva fatto calare gli ammortamenti dal 2018-2019, in previsione poi che incominciassero dal 2020 a impennarsi e a salire poi negli anni successivi. Noi, a seguito, anche nonostante COVID, non abbiamo tagliato un euro di investimenti e di conseguenza gli investimenti sono andati avanti. Abbiamo in realtà una crescita degli ammortamenti, scusate, un po' inferiore rispetto a quanto avevamo previsto a budget, perché in realtà i mezzi full electric richiedono un'autorizzazione da parte di un ente che si chiama USTIF, mezzo per mezzo, ogni singolo mezzo. Noi i mezzi li abbiamo in deposito dall'aprile del 2020, tre mezzi oggi che siamo nel maggio 2021 tuttora non sono ancora stati, non hanno ancora le missioni in servizio, e di conseguenza finché non c'è le missioni in servizio non entrano tra gli investimenti e non generano ammortamenti. Qui c'è un'attività da parte di un ente che è scandalosa, perché noi abbiamo dei mezzi in casa, tra marzo e aprile eravamo tutti in casa nel 2019, questi col Covid se ne stavano a casa loro invece di lavorare, e tuttora abbiamo il 30% dei mezzi che sono qua da un anno che tuttora non sono stati messi in servizio. Dovrebbe arrivare a cavallo della prossima settimana la conclusione di questa penosa vicenda che sta andando avanti da un anno. Per quanto riguarda la crescita un po' di accantonamenti, all'interno abbiamo, come dicevo, quel 100.000 euro che abbiamo previsto, casomai dovessimo ricevere però dei ristori, se no non siamo obbligati a darli, quindi diventeranno poi una supplenza nel 2021. Abbiamo accantonato quella quota eventualmente da dare ulteriormente agli appaltatori, e poi abbiamo avuto l'inserimento, diciamo, in progressiva crescita del fatto che ormai da 3 anni che il contratto nazionale di categoria è scaduto, non si arriva mai a una definizione, diciamo, gli accordi nazionali, e per cui tutti gli anni stiamo accantonando una quota che dovrà essere quella parte che generalmente quando poi si chiude il contratto non bisogna andare a chiudere il periodo di vacanza con degli una tantum, quindi lo stiamo stimando sulla base di accordi che abbiamo preso tra aziende del settore, insomma, su come calcolare questo fatto. E poi abbiamo qualche pratica legale che sta venendo a maturazione, dove noi siamo convinti poi con qualche dipendente, dove comunque siamo sicuri, insomma, di essere, come dire, insomma, di non avere particolari rischi, però dato che sono cause ancora aperte, insomma, abbiamo comunque un fondo che in ogni caso copre eventuali soccombenze.
E quindi arriviamo a un risultato netto che sarebbe comunque negativo di 25.000 euro. Poi c'è stato il rilascio dell'IRAP perché tra i vari decreti che sono usciti, poi dopo è stato abbonata una gli acconti IRAP che era stato versato, che quindi è una sopravvenienza a quegli 83.000 euro, su uno di quei 250.000 euro che vi dicevo, e quindi arriviamo a questo sostanziale pareggio di 58.000 euro. Vediamo un attimo, allora questo sono sempre dei dati di sintesi del conto economico, però per area strategica d'affari. Quindi le aree, diciamo l'azienda, se dividiamo l'attività, il trasporto pubblico urbano, il servizio EP bus, il trasporto pubblico extraurbano e vabbè gli altri servizi che facciamo di natura privatistica con le aziende, sono servizi di legge. Allora, per quanto la cosa, se vedete, interessante, allora guardiamo un attimo il 2019 da cui partivamo. Noi lo sapevamo, questo ne avevamo già parlato, l'avevo già presentato insomma in precedenza, che c'era un po' uno sbilanciamento della redditività operativa, era più concentrato sulla parte extraurbana che sulla parte urbana, ma che questo, avevamo in realtà un margine operativo lordo che non era poi distantissimo, che avevamo 1.8 milioni di margine operativo lordo sulla parte urbana e un 2.2 milioni sulla parte extraurbana. Dato che la politica di investimenti era partita prima per rinnovare i mezzi, era partita prima sulla parte urbana, il differenziale essenzialmente era generato dal fatto che c'era un peso agli ammortamenti che andava più sulla parte urbana che sull'altra, ma che nel tempo chiaramente si doveva più o meno omogenizzare. Tra l'altro nel settembre 2019, con la partenza del servizio poi invernale, c'era stata la revisione del costo del biglietto urbano, quindi le aspettative erano nel 2020 di arrivare a uniformare un po' i servizi. Poi c'è sempre l'EPBus, che è chiaramente un servizio che gli anni prima addirittura era in perdita, l'avevamo portato in pareggio nel 2019. Tenete presente che il servizio è un servizio molto costoso, perché è un servizio che ci costa appunto su 1.8 milioni, le famiglie credo che paghino tipo 280.000 euro, neanche 300.000 euro. Quindi è un servizio che la collettività costa più di 1.5 milioni il servizio dell'EPBus. Ora, cosa è successo? È successo che nel 2020 ovviamente quella parte di recupero sulle vendite di titoli di viaggio così è andata a farsi benedire, perché i ricavi sono saltati. È successo quello che ci aspettavamo, no? Che la parte di ammortamenti, vedete, sta incominciando a salire e man mano nel tempo salirà sempre di più sulla parte extraurbana più che sulla parte urbana. Però è stato possibile tagliare di più i costi sulla parte extraurbana, perché sulla parte extraurbana abbiamo anche tutta quella, ne parlavamo prima, no? Tutta la parte variabilizzata degli appaltatori esterni, mentre invece sul servizio urbano abbiamo più costi fissi perché lo facciamo tutto internamente. E quindi la parte di perdita economica si è generata essenzialmente, vedete, la perdita di reddito operativo tutto sulla parte urbana e non sulla parte extraurbana. Però cosa è successo? Il servizio EPBus, che è un servizio, come dicevo, storicamente in perdita, che solo l'anno scorso era stato portato in pareggio, dato che i DPCM avevano previsto che i servizi dovevano essere pagati anche se non sono stati resi, noi abbiamo dovuto restituire il costo degli abbonamenti alle famiglie, che però, come dicevo, l'EPBus è bassissimo perché le famiglie pagano quasi niente del servizio di cui usufruiscono. E abbiamo percepito quasi completamente i ricavi, no? Vedete, abbiamo perso poco di ricavi. Ma in realtà in tutti i mesi in cui poi le scuole sono state chiuse non abbiamo sostenuto i costi. Quindi questo ha fatto sì che abbiamo generato un recupero di costi di 600.000 euro. Quindi la parte urbana alla fine della fiera poi ha perso solo 600.000 euro, se facciamo la somma dei due. Pensate che ci sono aziende di trasporto pubblico locale che questo servizio non ce l'hanno nel loro bilancio, perché ci sono servizi analoghi che vengono fatti da soggetti terzi. Se noi non l'avessimo avuto avremmo chiuso l'anno con un risultato ben diverso, insomma, dal risultato che vi ho fatto vedere adesso. Se guardiamo lo stato patrimoniale, qui c'è poco da dire, diciamo i numeri da leggere, si vede che nell'attivo circolante netto c'era la liquidità, vedete la liquidità sta man mano calando fino a poi ad azzerarsi all'inizio del 2021, qui ovviamente abbiamo anche crediti così, però il calo che vedete da 22 milioni a 15 milioni è la liquidità che stiamo riducendo, perché abbiamo incominciato a pagare tutti gli investimenti nei mezzi nuovi. Se vedete il movimento dei debiti, in realtà abbiamo recuperato 4 milioni di finanziamento sui debiti, ma non è che non abbiamo pagato i fornitori, è che per quello che vi dicevo prima, che i mezzi full elettrici all'Ustif non ce li hai messi in servizio e di conseguenza noi non li abbiamo ancora pagati,
sono rimasti nei debiti, mentre invece la previsione che avevamo a budget era quella di pagarli entro l'anno, perché li mettevamo tutti in servizio entro l'anno. Quindi il differenziale che vedete di 3 milioni e 4, insomma, è 3 milioni e 5, essenzialmente legato a quello, a pagamenti che poi comunque all'inizio del 2021 in ogni caso facciamo, perché se Dio vuole questi mezzi vengono messi in servizio. Se vediamo la parte della posizione finanziaria netta, noi abbiamo chiuso l'anno ancora con una posizione finanziaria netta positiva di 2 milioni. Se vedete sostanzialmente le entrate, che erano 46 milioni, e le uscite correnti si sono praticamente azzerate, quindi noi non abbiamo avuto un peggioramento della posizione finanziaria netta che diciamo è legato al Covid. Bene o male siamo riusciti a tenere pareggiata la situazione, ovviamente anche con l'aiuto degli ristori, se è chiaro. La situazione, tutto il calo è legato al fatto che abbiamo avuto le uscite per gli investimenti, che adesso poi vediamo gli 8 milioni e 7, no? E poi abbiamo avuto, cominciamo ad avere delle entrate di contributi in conto capitale a fronte degli investimenti che stiamo facendo, ma anche, come vi dico tutte le volte, le entrate che vedremo relative a questi investimenti, 10 milioni 8 e gli 8 milioni 6 di questi anni, noi cominceremo, le vediamo generalmente con 2 anni di ritardo, quindi insomma le vedremo negli altri bilanci poi le entrate relative a questi investimenti. Ad oggi noi abbiamo una situazione ben diversa da come abbiamo chiuso il 2020 con 2 milioni attivi. Oggi noi siamo a più di 3 milioni negativi, perché nel frattempo abbiamo incominciato a fare i pagamenti che vi dicevo per i mezzi che sono stati messi in servizio, e perché adesso vi ho presentato una situazione dove possiamo dire: ah, che fortuna, il 2020 l'abbiamo svangata, pensavamo di perdere, non l'abbiamo perso. Stiamo proiettando un 2021 dove non sappiamo ancora nulla sui ristori che saranno dati, le entrate per le vendite biglietti abbonenti sono molto basse, stiamo stimando di perdere 3 milioni di euro di entrate. Tuttora non si parla ancora di ristori e così via, e quindi chiaramente stiamo proiettando una perdita ad oggi con le informazioni che abbiamo, siamo da capo, stiamo proiettando una perdita di 1,6 milioni per il 2021. Poi insomma, tendenzialmente immagino che qualcosa sarà fatto a livello di interventi governativi, però ad oggi si stanno ancora capigliando per come ripartire i contributi relativi al 2020, ed è scandaloso perché siamo a metà maggio e ancora stanno parlando di come chiudere le assegnazioni del 2020, quindi figurati quando poi qualcuno comincerà a parlare delle assegnazioni per il 2021, che nessuno si rende conto che per gestire un'azienda uno dovrebbe avere un minimo di visibilità su come potrebbero essere i flussi di cassa. Comunque, chiusa la polemica inutile, gli investimenti. Allora, per gli investimenti vi dicevo, noi avevamo previsto di far entrare in servizio 42 mezzi che vedete, che vi sto indicando adesso, per 13 milioni e mezzo. Ne sono entrati in servizio 35, perché? Perché come vi dicevo, i 10 mezzi full electric che richiedono queste autorizzazioni dell'USTIF, che dovevano essere tutti stati messi in servizio entro dicembre, in realtà ne hanno messi in servizio 3, siamo riusciti, gli altri 7 al 31 dicembre erano fuori, quindi questo spiega questo differenziale di 4 milioni e mezzo, e questo vi spiega perché dall'altra parte, quando vi ho fatto vedere lo stato patrimoniale, avevamo un incremento dei debiti più o meno di 4 milioni e qualcosa, no? Erano sostanzialmente questi mezzi che noi già abbiamo, ma per pagarli dobbiamo avere chiuso la pratica. Ad oggi, dal 1 gennaio ad oggi, l'USTIF ne ha liberalizzati altri 5, e quindi gli ultimi due, vogliamo sperare, come dico, che ormai siamo arrivati, entro la prossima settimana si è chiusa la penosa vicenda, e quindi comunque noi i 42 mezzi che dovevamo prendere li abbiamo presi tutti, e quindi l'investimento che dovevamo fare è stato fatto tutto, perché, come dico, non abbiamo ritardato i tempi rispetto alle previsioni. Allora, se guardiamo il calcolo matematico dell'età media dei mezzi, vedete che incomincia a crescere, e ormai è un terzo del patrimonio dei mezzi, che sono mezzi che hanno meno di 5 anni. Vedete la crescita, no, da 75 a 110, insomma, nel 2020. Qui chiaramente quei 7 mezzi soliti, insomma, di cui vi ho già detto, quando li vedete ancora, perché non sono stati messi in servizio in questo numero, non si possono vedere. E quindi vedete che siamo arrivati a un'età media che man mano sta scendendo da 11,5, 11,4 a 10,1. In realtà, questo ve l'avevo già fatto vedere, questo ragionamento, anche in un altro gruppo consigliare. Di questi 331 mezzi che vedete qua sotto, che vi ho detto l'età media è 10,1, in realtà, se andiamo a fare un'analisi, noi abbiamo dei mezzi di fascia A che sono quelli che utilizziamo. Noi ne utilizziamo meno tutti i giorni di 189, perché come vi dicevo noi abbiamo parecchie decine di mezzi tutti i giorni che sono fermi per manutenzione. Ma poi abbiamo dei mezzi di fascia B
che sono quelli che vengono tenuti di scorta quando anche le scorte, diciamo, sono esaurite, e quindi diciamo è l'ultima linea, no, del Piave, per cui se non hai mezzi da far uscire, devono uscire questi. Allora, i mezzi di fascia A percorrono il 96% dei chilometri che noi percorriamo in un anno, quei famosi chilometri che avete visto, quei 13 milioni e 3, 13 milioni e 4 in epoca ante-Covid. Orbene, il 96% dei chilometri viene percorso da 289 mezzi, che sono quelli che noi classifichiamo di fascia A. Ebbene, di quei mezzi lì, l'età media è 8,2 anni per la parte urbana e 8,2 anni per la parte extraurbana, quindi ormai abbiamo uniformato come dire, l'età media, e man mano con i mezzi che arriveranno più o meno riusciremo a tenere più o meno la stessa età media. E l'età media, considerando anche i mezzi elettrici, che chiaramente hanno un'età media un po' più alta ma hanno durate più lunghe, abbiamo un'età media di 9 anni. Però, come dico, i mezzi che si vedono in giro, che percorrono, fanno 9600 km, hanno un'età media di 8 anni, 8 anni, 2. La media italiana è più di 12 anni e mezzo, la media europea è intorno ai 7,5 anni. Quindi non siamo lontanissimi, diciamo, dalla media europea. Poi cosa succede? Noi abbiamo una quantità di mezzi di serie B, che sono quelli che percorrono però il 3,9% dei chilometri totali anni, che quindi utilizziamo in rarissime eccezioni, che sulla parte urbana hanno 12,5 anni di età media, ma sono solo 7, perché tutti i mezzi urbani escono da un singolo deposito, quindi uno non ha bisogno di tantissima scorta delle scorte. Noi invece il servizio extraurbano lo facciamo partendo da 19 depositi esterni sul territorio. Quindi ogni deposito deve avere ovviamente più mezzi di questa fascia, e quindi noi abbiamo mezzi che sono vecchi anche di 20 anni, no, sono anche più vecchi, diciamo, hanno un'età media di 20 anni e che sono 26. Quindi, considerando questi 42 mezzi che hanno un'età media di 18 anni, è vero che noi siamo col calcolo matematico dai 10 anni che vi dicevo, però i mezzi che realmente usiamo sono questi, e quindi questo spiega anche il fatto che a volte, ogni tanto, poi leggo qualcuno che dice: ah, non è vero che voi avete dei mezzi giovani, state giovanendo, perché ho visto un mezzo che aveva quella targa. E certo, perché ho visto un mezzo che magari abbiamo utilizzato 20 minuti al giorno per fare una corsa, oppure l'abbiamo utilizzato soltanto 15 giorni all'anno, perché appunto abbiamo dovuto mettere in servizio per coprire le carenze della fascia A, perché avevamo i mezzi fermi magari per manutenzione, e quindi qualche mezzo lo vedi, ma i chilometri che percorrono sono pochissimi. Ora, nel triennio, quindi 2018-2020, sono stati messi in servizio 105 nuovi mezzi, e nel triennio 21-23, col piano che avete visto a dicembre, mettiamo in servizio altri 79 mezzi. Quindi il piano investimenti incide per 48,3 milioni, e vi ho fatto vedere che i mezzi di fascia A sono 289, quindi se noi consigliamo 183 mezzi nuovi messi in servizio, vuol dire che noi nella fascia A ci ritroviamo in questi sei anni qua ad avere che 2/3 dei mezzi sono in servizio nella fascia A, sono mezzi che sono entrati in servizio dal 2018 in avanti. La politica che stiamo seguendo a questo punto poi di mezzi sono, per la parte urbana, lo vedete qua che vi sto indicando, ormai entrano soltanto mezzi a metano. Per la parte extraurbana iniziamo dal 2021 a immettere in servizio anche lì mezzi a metano, perché ormai la capienza dei chilometri che possono compiere ormai è diventata sufficiente per poter utilizzare anche la fascia suburbana, che quindi è intorno ai 25 km da Parma, anche mezzi a metano che possono risiedere di notte nelle residenze esterne, quando entrano al mattino poi faranno il carico del metano nelle postazioni che abbiamo. Noi stavamo raggiungendo un limite sulla parte urbana, sull'erempimento notturno, perché poi è vero che avevamo ancora delle ore disponibili, ma poi la gente dovevamo avere persone che lavoravano completamente tutta notte per far metano ai mezzi urbani, e quindi avremmo avuto problemi di organizzazione dei turni, aumentando poi la quantità di mezzi che entrano in città ma che dormono di notte durante il giorno, avremo la possibilità di utilizzare gli stessi impianti senza dover fare investimenti, e li potremo riempire di giorno, quindi potremo aumentare molto sui mezzi metano che sono in circolazione da qui in avanti. L'altro, i mezzi poi full elettrici, anche qui insomma sono destinati ad aumentare, noi aumenteremo i chilometri percorsi a trazione elettrica. Per la parte extraurbana, quindi la novità sarà l'immissione di questi tipologie di mezzi a metano, e stiamo aumentando significativamente i mezzi a 18 metri
già ne sono entrati in servizio prima, altri ne entreranno. Adesso noi avremo l'arrivo di mezzi a metano a metà, penso entro la fine di giugno di quest'anno, arriveranno 15 nuovi mezzi a metano, arriveranno altri 8 mezzi da 18 metri, che sono molto richiesti sulle tratte suburbane, perché poi migliorano chiaramente la capienza senza aumentare i costi di servizio, e quindi andremo a sistemare insomma tutte le tratte dove oggi dobbiamo magari mettere più bis e più tris per garantire gli spazi. Quindi in sintesi, noi cosa stiamo facendo? Quello che dicevo, in area urbana incrementeremo i chilometri di percorso a trazione elettrica, perché ad esempio adesso col cambio degli orari da invernale a estivo porteremo avanti la politica che era già stata presentata, e quindi unificheremo ad esempio la tratta nord della linea 2, verrà coperta dal prolungamento della linea 1, che sono mezzi quindi elettrici, e a questo punto quindi avremo un incremento della trazione, poi avremo anche un calo delle emissioni insomma, di CO2, che sono anche poi dopo diffonderemo e così via adesso con le comunicazioni. Come dicevo, per la parte urbana e suburbana ormai entreranno in servizio, se non sono mezzi elettrici, soltanto mezzi a metano. Incrementeremo per la parte dei mezzi suburbani i mezzi a 18 metri, e questo fa sì che negli investimenti dobbiamo prevedere anche gli adeguamenti infrastrutturali, perché a questo punto, aumentando significativamente i mezzi a 18 metri, dobbiamo fare degli interventi nelle parti di manutenzione, non dobbiamo modificare ad esempio le fosse di ispezione dei mezzi sotterranei e così via, perché finché ne avevamo pochi facevamo con cose strutturate per mezzi a 12 metri e con qualche rischio movimentavamo i mezzi a 18. Oggi che cominciano a diventare un numero significativo, chiaramente dobbiamo avere adeguati anche tutti gli impiantistica di manutenzione per questa tipologia di mezzi. Quindi noi abbiamo, oltre agli investimenti che abbiamo fatto, quei 13 milioni e mezzo che vi ho fatto vedere prima relativo ai 42 mezzi che abbiamo preso nel 2020, abbiamo poi fatto un altro milione di investimenti, dove le due voci principali, la prima è sempre quella che uno quando pensa ai bus, poi dopo bisogna pensare che sui bus dopo uno mette i sistemi di rilevamento, le telecamere e tutto il resto, quindi comunque incrementare i bus richiede tutta un'altra serie di servizi, di investimenti in hardware e software, quindi su questi 410 milioni. E poi stiamo ammodernando i sistemi informativi aziendali. Noi durante l'anno avevamo presentato il fatto che adesso si può vedere anche da cellulare, quindi ci sono sia l'app aziendale, sia Moovit, che viene utilizzata in tutto il mondo, sia collegandosi al sito, anche gli orari d'arrivo reali alle singole fermate. Questo ha fatto sì che abbiamo dovuto modificare sia degli apparati hardware, sia fare interventi sui software per rendere possibile l'allineamento con i vari sistemi, e quindi condividere le informazioni con i passeggeri di arrivo dei mezzi, ogni singola fermata e così. Quindi io diciamo, avrei concluso la parte di presentazione come è andato l'anno. Direi soltanto ricordare l'ultimo studio che è stato fatto all'Università ad esempio di Genova, perché ci sono concetti che io già dall'anno scorso che stiamo dicendo in tutte le sedi possibili immaginabili, la provincia e anche con SMTP ci hanno aiutato, per cui noi avevamo redatto anche un documento nel novembre del 2020 che era stato inviato sotto l'insegna, quindi insomma sia la provincia che anche di SMTP oltre che nostre, dove avevamo dato una serie di informazioni sugli studi scientifici che sono stati fatti sull'ambiente, diciamo, mezzo pubblico. Non so quanti francamente l'abbiamo letto, noi l'avevamo mandato a tutti i sindaci anche della provincia, in tutte le sedi, in tutti i media, insomma, abbiamo dato queste informazioni, ma vedo che poi ogni volta la gente in maniera assolutamente disinformata, il dramma che lo fanno anche i ministri, dicono cose assolutamente assurde dal punto di vista scientifico, anche se dal punto di vista logico posso capire che possono sembrare comprensibili. Quindi l'ultimo studio in ordine di tempo è quello dell'Università di Genova, che ha unito sia competenze della parte medica sia chimica che la parte ingegneria dei trasporti, e hanno rilevato che nel caso anche di permanenza di 30 minuti su un mezzo pubblico in presenza di un soggetto infetto, comunque il rischio di contrarre l'infezione è comunque bassissimo, anche se, purché ovviamente si indossino mascherine, ma anche se si indossano soltanto mascherine di tipo chirurgico, che come sapete proteggono meno, no, delle mascherine FFP2, le mascherine FFP2 riducono le possibilità di contagio di 25 volte rispetto a una mascherina di tipo chirurgico. Ebbene, considerando solo quelle lì, hanno stimato che su 100.000 utenti del servizio pubblico, in base alle condizioni che sono state simulate, hanno fatto dei modelli simulando i mezzi di trasporto,
c'è una possibilità di contrarre il virus, ma con una permanenza di 30 minuti su una mezzo, che va da 4 a 17 casi su 100.000 utenti, che vuol dire lo 0,04% e nell'ipotesi peggiore lo 0,17%. Ripeto, indossando una mascherina di tubo chirurgico, se uno indossasse una mascherina nelle stesse identiche condizioni, FFP2, riduce di 25 volte questi numeri. È vero, le conclusioni a cui è arrivato lo studio è che si evidenzia che il rischio associato all'uso sui bus, all'uso dei bus, se tutti indossano la mascherina, si attesta su valori minimi rispetto alle altre attività che vengono svolte in ambiente confinato. Quello che noi stiamo dicendo da novembre l'anno scorso è che non esiste studio fatto in tutto il mondo che dica che, nonostante sia controintuitivo, io non lo sento più. È un problema solo mio? No, anche mio. No, si è bloccata l'immagine. Sì, ci abbiamo perso tutti. Niente, attendiamo qualche minuto di recuperarlo. Sta prendendo l'autobus. Adesso corre in municipio con l'autobus da Ferretti, quindi utilizza i potenti mezzi di Ferretti. No, c'è collegata anche l'assessore Menassi, che vuole dire. Sì, sì. No, volevo dire. Assessore, che... sì, si vuole, in attesa che riusciamo a recuperare il dottor Prada, se vuole aggiungere qualcosa, così guadagniamo tempo. Posso dire io una cosa? Certo. No, che allora voglio dire, adesso mi spiace che non sia, però penso che sia collegata la dottoressa Schedoni, che è vicepresidente di TEP, quindi come dire, poi riferirà lei, come dire. Io ringrazio tutto il CDA, quindi il dottor Prada, la dottoressa Schedoni e l'avvocato Villa per il lavoro fatto sul 20, perché come dire, le statistiche, io parlo del lato economico, poi lascio all'assessore Benassi la parte tecnica. Come dire, dal lato economico le aziende di trasporto pubblico nel 2020 hanno avuto un contraccolpo notevole, quindi il fatto di chiudere con un sostanziale pareggio di bilancio, già questo è un grande risultato. Peraltro, se lo mettiamo in diretta correlazione con gli investimenti che ha appena fatto vedere il dottor Prada, penso che sia assolutamente rilevante, perché come abbiamo sempre detto, e la slide era una dimostrazione effettiva, il blocco degli investimenti non dipendeva né da una cattiva volontà di questa amministrazione, né soprattutto da quei 2 milioni di dividendi che si è visto nella colonna del 2018 che io cattivo ho portato via. Peraltro ricordo che 1 milione l'ho portato per il Comune di Parma, 1 milione l'ha preso la provincia, perché io sono cattivo, ma poi ce la dividiamo con il nostro socio provincia. Quindi ricordo che a fronte di 2 milioni di dividendi portati via in modo maldestro abbiamo investito in 105 mezzi e altri 78 verranno comprati e investiti prossimamente. Quindi, insomma, secondo me è stato un grande risultato e quindi, come dire, TEP dimostra ancora una volta di essere una società solida e sana, ovviamente con un CDA che la sa governare nel migliore dei modi. Bene, sono tornato. Sì, sì, su questo magari, appunto, Presidente, aggiungo 2 cose io. Sì, volevo dirvi innanzitutto i ringraziamenti che ha già fatto Marco Ferretti, perché comunque vi assicuro che parlare di trasporto pubblico dopo l'ultimo anno e parlarne in questo modo, quindi assicurando comunque l'avanzamento di diverse progettualità che sono state spiegate molto bene dal Presidente Prada, non è assolutamente facile. Come potete immaginare, ne abbiamo già parlato, l'ultimo anno e mezzo direi, è stato un anno che per
trasporto pubblico è stato particolarmente complesso, perché abbiamo dovuto sopperire a delle emergenze, immaginate solo al mondo delle scuole, e improvvisare un servizio da un giorno all'altro, ma proprio da un giorno all'altro, neanche da una settimana all'altra, e comunque qua possiamo dirlo, la nostra azienda, anche in una regione come quella dell'Emilia Romagna, che è un'azienda ovviamente sempre all'avanguardia da certi punti di vista, era sempre tra le prime che trovava delle soluzioni. E quindi anche insomma nell'extraurbano, che non, magari non è un tema che ci riguarda direttamente, ma comunque come sapete tutta la rete delle linee urbane è comunque estremamente connessa a quella dell'extraurbano, soprattutto per quanto riguarda gli orari delle scuole. Quindi davvero io vorrei unirmi ai ringraziamenti e a sottolineare non solo l'importanza del rinnovo dei mezzi che noi abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, diciamo, e che continuiamo a fare, ma anche della tecnologia. Sapete che la tecnologia comunque porta sicuramente un efficientamento dell'organizzazione, della logistica, del comfort da parte dell'utenza. Ultimo esempio dei servizi che abbiamo offerto all'utenza, quindi sperando anche di migliorare diciamo la percentuale intermodale che utilizza il trasporto pubblico, è stato quello di portare la possibilità di validare i biglietti con la carta di credito nei bus, cosa che abbiamo portato noi a Bologna sulla linea 5, nel caso specifico a Parma sulla linea 5, da settembre sarà presente su tutte le linee urbane. Oltre a questo c'è tutto il tema della sicurezza, degli impianti anche di sicurezza sui bus, che ha implicato un lavoro importantissimo proprio da parte dell'azienda. Quindi ecco, ci tenevo a sottolineare questa cosa, che dare per scontato che nell'ultimo anno e mezzo siano stati fatti tutti questi investimenti, non si siano fermate le progettualità, con quello che abbiamo letto sui giornali, con quello che abbiamo vissuto in prima persona, non è per niente scontato. Quindi su questo ci tenevo proprio a sottolinearlo e anche a ringraziare ancora una volta il CDA e tutte le aziende e tutti i collaboratori, perché è davvero un'azienda che in queste occasioni sa fare squadra. Grazie Assessore, credo che l'intero Consiglio si unisca in questo ringraziamento, perché veramente diciamo che l'impegno di tutti si è visto. Io che sono un fruitore in prima persona dei servizi urbani, io credo che sia stato organizzato veramente in maniera efficace e con una risposta pronta, con delle misure a mio avviso efficaci e rispettate sui mezzi, quantomeno quelli che ho frequentato io, quindi devo dire che complimenti. Al di là chiaramente del lato economico degli investimenti, che insomma quelli parlano un po' da soli, ma forse è chi utilizza il servizio che dovrebbe poi esprimere la sua opinione. Ecco. Dottor Prada, l'abbiamo ripresa, può aprire il microfono, perché adesso ha il microfono. Sì, sì, ecco. Adesso l'ho aperto. Va bene, niente, quindi per chiudere, ormai ero arrivato alla fine, insomma, quindi volevo ricordarvi che c'è l'ennesimo studio scientifico che è uscito in pochi giorni. Quello studio è stato fatto appunto in strada di Genova sui mezzi di Genova, ma sui mezzi analoghi ai mezzi nostri che non sono stati modellizzati, e quindi per l'ennesima volta è emerso che legato al fatto che sui mezzi pubblici, questo l'aveva già stabilito anche il Politecnico di Milano, il Politecnico di Bologna che l'aveva fatto lo studio con Tipper, il ricambio dell'aria avviene in un tempo compreso tra 2 mezzi e 3 minuti su un'auto, sul ricambio completo. Non esiste ambiente chiuso dove il ricambio dell'aria avvenga in così poco tempo. Quindi questo è il principale motivo per cui, nonostante dia fastidio magari stare vicini nei mezzi, perché anche con la riduzione al 50% vuol dire che si potrebbe viaggiare anche in 45 persone su un mezzo pubblico di 12 metri, quindi vuol dire che il distanziamento non possa esistere. Questo è consentito dal fatto che qualsiasi studio scientifico sia stato fatto in giro per il mondo, a seguito di questa velocità del ricambio dell'aria, esclude il fatto che ci sia una situazione di rischio maggiore che negli altri ambienti chiusi. Tra l'altro, l'ultima cosa che vi ripeto, tanti di voi me l'avranno già sentita dire, però vedo una cosa che tuttora ogni volta che sento qualcuno che parla in televisione non è chiara a nessuno. Ci sono gli studi che sono stati fatti che dicono che una persona che parla emette 100 volte più materiale rispetto a una persona che respira. Quindi in ambienti dove si parla
come le aule, oppure a maggior ragione nei ristoranti dove tu non si tiene anche la mascherina, c'è una emissione enorme in più rispetto a un autobus dove tendenzialmente le persone si limitano a respirare e hanno la mascherina. Questo spiega il fatto per cui sarà controintuitivo, si sta molto più vicini, ma questo spiega il fatto per cui gli studi dicono che non si corrono, poi il rischio zero non esiste in nessuna parte, ma le probabilità di contagio sono inferiori rispetto agli altri ambienti confinati. Quando lo dico poi qualcuno sui vari chat, professori inclusi, poi dopo fanno sempre polemiche, e io però ogni volta che parlo con qualcuno lo ripeto sempre, perché questo è quello che dice la scienza, e se no non si spiegherebbe come mai i vari DPCM hanno consentito i mezzi di viaggiare in un certo modo, no? E in altri ambienti invece hanno imposto limitazioni diverse, perché sono cose che sono condivise a livello mondiale. L'ultima cosa che vorrei lasciarvi come informazione: la limitazione dei mezzi al 50% per un periodo così prolungato non esiste in un altro paese. Siamo gli unici che hanno imposto limitazioni del genere, proprio per quelle considerazioni scientifiche. Quindi siamo gli unici che hanno fatto i signori durante questo periodo, e a livello di paese abbiamo speso cifre enormi per fare cose che poi gli utenti non bastano mai, mi manda sempre la mentele, vorrebbero viaggiare distanziati di un metro uno dall'altro anche su mezzo pubblico. Ma non esiste paese, lo ripeto, in Europa che abbia introdotto le limitazioni che sono state introdotte in Italia. E quindi siamo il paese che ha sopportato un maggior ricchetto di costo. Tuttora, la scorsa settimana, ho sentito dire al ministro Bianchi che la prossima riapertura delle scuole saranno messe in servizio più mezzi. Siamo l'unico paese che lo sta dicendo al terzo anno di pandemia con le cose. Quindi, e la cosa che è stata detta in tutte le sedi ministeriali, in tutti i vari incontri e così via, non esiste, ma non in Italia, non esiste al mondo possibilità di portare il 100% delle persone col 50% con le limitazioni 50% dei mezzi, perché non è una questione di organizzazione, è una questione che fisicamente non si può. A Parma ce lo possiamo anche fare, perché basta, però bisogna scaglionare gli orari a questo punto. Ci sono altre città più grandi che già non sarà mai possibile, ma non è perché siamo italiani, è perché in tutta Europa, in tutto il mondo non sarebbe possibile farlo. Io solo qui ho sentito far polemiche che è sempre colpa dei trasporti pubblici, le scuole sono rimaste chiuse per colpa dei trasporti pubblici, le scuole le hanno chiuse in qualsiasi paese del mondo nei periodi di lockdown, però insomma stiamo tuttora, persone che sono anche al comando e prendono decisioni continuano a dire cose che dal punto di vista scientifico non sono mai state dimostrate da nessuno studio. Bene, io avrei concluso la presentazione. Grazie, comunque queste precisazioni credo che siano molto utili, perché io stesso non le conoscevo, io non conoscevo il ricambio dell'aria, quindi effettivamente è comprensibile che il rischio sia molto basso. Quindi la ringrazio per queste precisazioni, perché secondo me sono molto utili. Ecco, perché le dico, questo è in quello studio che avevamo, quel documento che avevamo mandato in giro, come dicevo, anche diffuso alla provincia. La cosa a cui generalmente non si pensa, perché non è stata spiegata correttamente, ma negli studi scientifici emerge: se io sto in un ambiente chiuso a 6 metri di distanza e l'ambiente si satura con l'aerosol, che sono le goccioline piccoline che stanno in sospensione, io posso essere contagiato. Quindi il fatto di continuare a dire tieni la distanza di un metro non vuol dire nulla quando si satura l'ambiente. E quello che è il cambio dell'aria veloce evita la saturazione, mentre invece le goccioline grandi, che sono quelle, no, che chiamano droplet, quelle è vero che cadono nel giro di qualche metro, ma il nemico da combattere in un ambiente chiuso non è la goccioolina grande, che se indossi la mascherina il problema di sorte, il nemico da combattere in un ambiente chiuso è l'aerosol, che anche a distanza, ripeto, di 6 metri ti potrebbe contagiare se non hai un ricambio veloce dell'aria. Credo che sia chiaro. Grazie. Allora, apriamo a questo punto il dibattito tra i consiglieri, quindi domande, interventi. Vedo che si è già prenotata il consigliere Bonetti, quindi le diamo immediatamente la parola. Prego. Grazie mille. Io volevo fare una domanda invece, perché non so se mi è sfuggito, ma per quanto riguarda il personale addetto alle biglietterie. C'è stata una fase nella quale, appunto, anche per quanto riguarda il rinnovo degli abbonamenti, è taglionato giustamente l'accesso in presenza, occorreva fare la prenotazione con dei turni diversificati. Rispetto a questo, volevo solo capire come era stato gestito dal punto di vista dei lavoratori, ecco, se c'erano stati come gli altri casi di sostanzialmente. No, consigliere Bonetti, purtroppo non la sentiamo più, deve mettersi in un posto dove riesca ad avere una linea migliore.
Allora provo a spostarmi. Ad esempio, adesso lo sentiremmo. Ok, provo a restare ferma in questo punto. Devo appunto della situazione dei lavoratori delle biglietterie, se sono state delle, diciamo, casse integrazioni, come è stato gestito il discorso delle tornate anche a personale ridotto, insomma, un quadro su questo. Sì, allora, come dicevo in fase di presentazione del conto economico, noi non abbiamo utilizzato nessuna delle cose che erano state previste dai decreti. Quindi non abbiamo messo nessuno in cassa integrazione, ma abbiamo lavorato per quando dovevamo ridurre le attività soltanto sullo scarico delle ferie non godute, come ad esempio per gli ammortamenti che sono cresciuti il 19%, noi non abbiamo applicato la regola che prevedeva nel 2020 di non inserire ammortamenti, no? Perché negli anni successivi continueranno a aumentare perché abbiamo una politica di investimenti, sarebbe stato deleterio spostare avanti gli altri. Per quanto riguarda le persone, le biglietterie, noi nei primissimi giorni avevamo introdotto delle limitazioni perché noi in tutte le biglietterie poi avevamo il plexiglass per chiudere, dopodiché quello comunque è stato risolto velocissimamente e diciamo l'accesso non ha avuto particolari modifiche perché noi avevamo già introdotto nel 2020 il discorso che alle biglietterie si accede su prenotazione. E quando ci si collega al sito si possono vedere gli slot che sono liberi. Poi per non avere problemi, perché se ricorderà nel 2019 oggettivamente avevamo avuto qualche problema perché erano cambiate alcune regole e quindi avevamo avuto un afflusso anche maggiore rispetto al passato e c'era stata qualche polemica. Allora noi nel 2020 ci eravamo organizzati e nel picco che va da fine agosto fino alla fine di settembre che è il grosso del numero di abbonamenti, ci eravamo attrezzati, avevamo preso un nuovo mezzo e avevamo aumentato la quantità di abbonamenti che può essere fatta in provincia quando c'è il mezzo mobile che va nei vari comuni, vengono pubblicate le attività, le giornate di presenza nei vari comuni, questa è una cosa che molti sindaci ci hanno chiesto e siamo andati e quindi tanti che prima venivano a Parma l'hanno fatto direttamente nel loro comune in più rispetto a prima perché avevamo cambiato la strutturazione di questo mezzo mobile che andava in giro e prima alcune pratiche era possibile farle solo nelle sedi di Parma, oggi tutto può essere fatto praticamente, può essere fatto anche con questa sede mobile. Quindi qualcuno non ha più dovuto venire a Parma. Poi noi avevamo, per aumentare la quantità di sportelli, nel momento noi abbiamo montato un container presso la sede qua di Via Taro, e quindi con un tendone, e quindi oltre ad andare nelle biglietterie normali, le persone venivano anche in queste due biglietterie aggiuntive che avevamo aperto presso la sede di Via Taro, che tra l'altro essendo all'aperto non aveva neanche problemi di saturazione perché appunto nel container ci stavano gli operatori e le persone stavano sotto al telone. Nei giorni in cui il mezzo mobile non era aperto presso i comuni della provincia era sempre posto anche questo in via Taro oppure l'avevamo messo anche nell'università, nell'area dell'università e così via, quindi erano altri due sportelli aggiuntivi. Quindi quest'anno noi abbiamo smaltito la quantità di abbonamenti che in ogni caso era stata perché stiamo parlando no, del settembre agosto, sul settembre 2020, quindi diciamo aveva avuto un calo contenuto diciamo insomma all'inizio questa attività e l'abbiamo assunto per coprire questi sportelli in più, mi devi dire abbiamo assunto 8 persone a tempo determinato che se non avremmo avuto la possibilità di coprire no, gli sportelli in più che avevamo aperti in questo modo e quindi quest'anno io non ho ricevuto non ho visto una sola lamentela, diciamo le persone mi dicevano che trovavano ampi spazi quando si collegavano al sito per fissare l'ora in cui venire a fare la pratica. Abbiamo aumentato tra l'altro anche la quantità di pratiche che si possono fare online, perché prima online si potevano fare meno tipologie diciamo di pratiche, perché alcune pratiche dove era richiesta una documentazione, come ad esempio gli abbonamenti scolastici, l'anno prima non era possibile per dimostrare che eri studente e così via, quest'anno si poteva fare online, quindi non abbiamo avuto problemi e quando poi c'è stata la fase di chi doveva utilizzare i voucher che aveva ricevuto quando avevamo rimborsato gli abbonamenti no, della prima parte del 2020, anche lì non ha generato nessuna coda. Quindi direi che quest'anno la cosa è andata in dolore e noi comunque ripeteremo l'organizzazione montando un container, prendendo personale a tempo determinato per questa periodo qua, lo faremo anche quest'anno perché abbiamo visto che ha funzionato nel 2020.
Grazie. Grazie, dottor Parade. Benissimo, abbiamo già acquisito il consenso della consigliera Bonetti. Prego gli altri consiglieri di prenotarsi. Io non vedo altre richieste di intervento. A questo punto, ecco, si è prenotato il consigliere De Maria. Prego, ha la parola. Grazie, ma io una cosa veloce, io volevo fare ringraziamenti perché quest'anno aver vissuto un periodo misto di lockdown, un periodo misto di presenza a scuola, e il supporto che hanno dato i mezzi pubblici è stato un supporto esemplare. Aver avuto la possibilità, quando al 50%, adesso il 70%, di poter avere di presenza gli studenti, grazie allo sforzo che è stato fatto con la moltiplicazione delle corse, con lo sforzo che è stato fatto mettendo a disposizione mezzi in più, è stato un valore aggiunto e un vantaggio che abbiamo avuto nelle scuole enorme, perché la distanza, come lo notate anche voi quando facciamo le commissioni in online, non sempre la cosa migliore, quindi un ringraziamento per lo sforzo che è stato fatto, perché è stato uno sforzo incredibile anche con le informazioni che sono state fornite alle scuole per meglio calibrare diciamo l'organizzazione scolastica, che non è affatto semplice, vedendo il numero di studenti che tutti i giorni si riversano dai paesi vicini. Quindi un ringraziamento personale, ma credo un ringraziamento da parte di tutti i rappresentanti della scuola. Grazie consigliere. Qualcun altro richiede la parola? Io non vedo nessun altro per notarsi, quindi a questo punto ringraziamo il dottor Prada, il dottor Ceschedoni, e direi che chiudiamo a questo punto l'ordine del giorno e passiamo al punto successivo. Grazie mille. Arrivederci, molte grazie. Arrivederci. Il prossimo punto all'ordine del giorno è la presentazione del bilancio della nostra partecipata SMTP. Vedo già collegati il dottor Zoagli e il dottor Brizzi. Dottor Zoagli, le lascerei immediatamente la parola per l'illustrazione. Grazie Presidente. Cominciamo col dire, come diciamo tutti gli anni, che il nostro bilancio è assai meno interessante dal punto di vista dell'analisi economica di quelle delle due società precedenti, perché, come voi ben sapete, l'SMTP svolge la funzione principalmente di agenzia della mobilità, quindi non ha di fatto delle leve gestionali attive, non può gestire direttamente le attività commerciali. L'unica attività di gestione vera e propria commerciale è quella di gestione immobiliare del patrimonio immobiliare dedicato al TPL. Quindi si tratta quindi di una società che ha un bilancio dal punto di vista economico, diciamo così, molto molto ristretto, perché è ristretto per quanto riguarda l'attività di agenzia all'1,6% dei contributi regionali per effetto della legge regionale. Quindi ci possiamo trattenere di fatto per le funzioni di agenzia solo 440.000 euro. Per quanto riguarda chiaramente la gestione del patrimonio immobiliare, invece, come vedrete, abbiamo nelle fasi dei ricavi il contratto, l'affitto del patrimonio in relazione al contratto che abbiamo stipulato con TEP, e poi chiaramente fra i costi, tutti i costi di gestione immobiliare, fra cui chiaramente anche gli ammortamenti. Se vogliamo passare quindi a una rapida disamina dei nostri conti, che come diciamo non hanno proprio per funzione, principio di agenzia, avuto un impatto legato a quella, alla crisi pandemica, se non diciamo delle dimensioni dei numeri, possiamo passare quindi all'analisi del conto economico. Qua vedo che c'è sempre il bilancio. Passare al mondo, poi passare all'esame del conto economico. Vi vedo che sempre
che è sempre riportato. Sì, sì, noi la slide che vediamo è ancora quella iniziale, sì. La copertina. Sì. Bene. Eccoci. Ci allora, qui vediamo dei numeri molto piccoli, ma sono dei numeri alla fine. Allora abbiamo i ricavi delle vendite e le prestazioni per circa 6,7 milioni. Se vogliamo passare subito alla slide successiva, che c'è l'analisi più approfondita di questi numeri, abbiamo quindi fra ricavi le prestazioni TPL e le locazioni di immobili. Le prestazioni TPL sono di fatto la risultanza di tutte le convenzioni che abbiamo col Comune di Parma e con gli altri enti locali per quanto riguarda i servizi integrativi e i servizi minimi. L'immobile, come dicevo, è la risultanza del contratto di affitto degli immobili che abbiamo presso TEPPA, è aumentato chiaramente, ma solo in relazione all'aumento dell'indice Istat. Fra gli altri ricavi, saltiamo per un attimo i contributi in conto esercizio, vedete che abbiamo un importo rilevante per quanto riguarda i rimborsi assicurativi, ma chiaramente avremmo poi dei relativi costi, che sono quelli coperti appunto da questo rimborso, fra i costi della produzione. Quindi è un aumento di fatto virtuale, perché chiaramente il rimborso assicurativo va a coprire dei costi che poi abbiamo sostenuto. La voce più interessante è chiaramente, come al solito, per quanto riguarda il nostro bilancio, quella relativa ai contributi invece in conto esercizio. Possiamo passare quindi alla slide successiva, laddove abbiamo, oltre ai contributi per servizi minimi, quest'anno abbiamo dei nuovi contributi che sono legati alla copertura dei mancati introiti della gestione tariffaria e ai servizi aggiuntivi, sempre legati chiaramente alla crisi pandemica. Abbiamo quindi contributi per servizi minimi, che sono quelli erogati alla Regione, continuità con l'anno precedente, di 24,5 milioni, contributi legati in qualche modo alle iniziative tariffarie promosse dalla Regione, sono delle vere e proprie integrazioni tariffarie, quindi che noi riceviamo dalla Regione, che giriamo integralmente a TEP, che sono legati sia a quest'anno al contributo Mi Muovo, diciamo un'integrazione tariffaria fra treno e bus che agevola in qualche modo l'utilizzo del trasporto pubblico all'interno di 13 città dell'Emilia Romagna, per cui effettivamente anche Parma. Contributo Ferrobus, che è un'altra integrazione tariffaria che abbiamo sulla linea della tratta Borgotaro-Parma. Contributo gratuità Under 14, che questa è una novità, perché è un'attività che in buona sostanza rende gratuito l'utilizzo sull'autobus di tutti i ragazzi al di sotto dei 14 anni. È un'integrazione tariffaria legata a una promozione chiaramente regionale che ha trovato attuazione quest'anno. Dopodiché abbiamo il contributo vaccini montani, che avevamo anche l'anno scorso, che è un contributo vero e proprio che viene in questo caso nel nostro territorio, chiaramente dato ai comuni montani in relazione al disagio, a determinati criteri, che viene stornato chiaramente dai corrispettivi che i comuni montani ci danno per i servizi integrativi. Quindi in buona sostanza è un contributo che viene dato sulla base di determinati indici di disagio alle aree che superano determinate altitudini, e viene dato sempre in compensazione comunque rispetto ai corrispettivi previsti all'interno delle diverse convenzioni con questi enti locali. Abbiamo poi altri due contributi che fanno la differenza rispetto, diciamo, al totale, che sono 2.300.000 euro. Se vedete la differenza tra i contributi che abbiamo ricevuto l'anno scorso in conto esercizio e quest'anno, sono proprio dovuti a questi 2.300.000 euro, che dicevamo prima sono dei contributi legati alla crisi pandemica. Abbiamo quindi un contributo di 1,6 milioni, di cui parlava il Presidente Prada, relativamente ai mancati introiti, a parte chiaramente dei mancati introiti relativi alla riduzione dei ricavi tariffari, ai mancati introito che c'è stato nel periodo emergenziale,
Il fondo originariamente era di 500 milioni contro una stima di perdita di introiti di tutto il sistema di 1,5 milioni. Quindi è chiaro che evidentemente questo ristoro è solo il ristoro di una parte dei ricavi tariffari che sono mancati alle aziende, alle società di gestione. Abbiamo poi invece un contributo per i servizi aggiuntivi Covid, che sono di fatto, che è un contributo erogato sulla base delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica. Sono in buona sostanza stati contabilizzati quindi 736.000 euro, che sono relativi a quei servizi aggiuntivi, e qui parliamo a Parma di circa 245.000 chilometri, predisposti per garantire la frequentazione scolastica e lavorativa in condizioni di ridotta capacità ammissibile degli autobus. Sapete che la capacità degli autobus è stata adesso ridotta al 50% per favorire il distanziamento sociale. A fronte chiaramente di questa capacità ridotta, chiaramente TEP, come vi ha già illustrato il Presidente Prada, ha dovuto mettere sul campo nuovi mezzi e quindi chiaramente ha prodotto molti più chilometri di quelli che produceva in situazioni normali. Questo contributo è di 3 euro al chilometro ed è stato previsto in questo modo, quindi molto superiore rispetto al contributo standard che è di 1,9 o 2 euro al chilometro, in relazione al fatto che i ricavi di titoli di viaggio sono nulli chiaramente per invarianza d'utenza a fronte chiaramente di questi maggiori trasporti. Quindi in buona sostanza abbiamo pagato a TEP il corrispettivo di un servizio a grosso costo, che evidentemente questi maggiori chilometri non portavano aumento di ricavi tariffari, essendo l'utenza distribuita chiaramente su più mezzi. Quindi su questo specifico contributo, tra l'altro, proprio perché aveva un corrispettivo differente rispetto al corrispettivo standard con dati servizio, abbiamo sottoscritto con TEP un addendum che è stato da prima condiviso anche con la nostra associazione delle agenzie ALMA e poi chiaramente condiviso, modificato in linea con quella che era la situazione contingente di Parma. Possiamo passare alla slide successiva. Beh, qui abbiamo il dettaglio dei contributi conto investimento che comunque impattano in misura molto limitata per quanto riguarda il nostro bilancio, perché il trasferimento contabile di questi contributi conto investimenti va nei riscontri passivi e viene chiaramente utilizzato in relazione agli ammortamenti relativi a questi tipi di investimenti. Quindi quest'anno effettivamente ha inciso veramente poco, abbiamo utilizzato l'esercizio di 25.000 euro. Possiamo passare alla slide successiva per illustrare i costi. Abbiamo qui una situazione quindi molto stabile per quanto riguarda i costi, perché se voi vedete il raffronto fra 2020 e 2019, le uniche differenze rilevanti sono i costi di servizi, ma qui abbiamo appunto quei maggiori trasferimenti che abbiamo visto fra i contributi. Chiaramente il costo per servizi c'è in gran parte, per totalità, è relativa al corrispettivo erogato a TEP. Quindi questa differenza di fatto è la differenza che abbiamo trovato per i contributi in conto esercizio ed è relativa fondamentalmente a quelli che sono i contributi appunto per erogati alla regione per affrontare l'emergenza epidemiologica. Spese di personale sono praticamente inalterate, anche gli ammortamenti, vi ricordo ecco che di fatto per quanto riguarda l'ammortamento delle mobilizzazioni materiali si riferisce in gran parte a investimenti che sono stati fatti per quanto riguarda la riqualificazione delle fermate. Voi sapete che noi non abbiamo la proprietà delle fermate, quindi tutte le volte che facciamo dei lavori di manutenzione straordinaria, di riqualificazione delle fermate stesse, dobbiamo contabilizzare le mobilizzazioni materiali e quindi spalmarle poi su 5 anni. Una caratteristica di questo bilancio rispetto al bilancio precedente è questo accantonamento che vedete del fondo rischi, che ammonta a circa 244.000 euro,
abbiamo ritenuto che fosse necessario un adeguamento del fondo rischi e oneri per probabili, possibili costi relativi all'attività di caratterizzazione del rischio ambientale e alle relative attività di bonifica inerenti più che altro alla situazione di rimozione delle cisterne dei vari depositi. Quindi abbiamo considerato che vi può essere di fatto un rischio ambientale, l'abbiamo cercato di quantificare, quindi l'abbiamo stimato in 240.000 euro come costi di caratterizzazione e bonifica, che si vanno ad aggiungere quindi agli altri accantonamenti che avevamo effettuato negli anni precedenti per giungere a un livello del fondo che poi vedremo che è di circa 1.600.000. Per quanto riguarda le diverse gestioni, in realtà c'è una differenza, ma è relativa alla sopravvivenza passiva dello scorso anno, quindi anche questa voce dal punto di vista dell'equilibrio gestionale è simile a quella del 2019. Nel 2019 abbiamo iscritto una sopravvivenza passiva in relazione a una contabilizzazione particolare che avevamo fatto negli anni precedenti, che doveva essere ripresa come costo nel 2019. Abbiamo cioè immobilizzato una voce che in realtà poi si è rivelato un costo di esercizio, quindi va portato a sopravvivenza passiva. Questo però dal punto di vista gestionale non ha molto significato. Possiamo andare alla slide successiva per giungere alle conclusioni. Abbiamo qua quantificato in linea con l'anno precedente circa 30.000 euro per quanto riguarda i proventi finanziari delle nostre attività investite. E giungiamo quindi a un utile in linea più o meno con quello dell'anno precedente di circa 114.000 euro contro i 142 dell'anno precedente, quindi assolutamente una gestione in linea con quelli degli anni precedenti. Come vi dicevo, la crisi pandemica, proprio per la nostra particolare attività che non riguarda un'attività strettamente gestionale, non ha prodotto quindi alcun effetto. Possiamo andare adesso a vedere gli indici di solidità azienda, no, stato patrimoniale, giustamente, stato patrimoniale, anche qui non ci sono grosse variazioni. L'attivo circolante in realtà è frutto, delle tempistiche di pagamento, soprattutto con TEP e quanto altro, quindi non è un dato significativo il fatto che sia aumentato di 2 milioni. Certo, è aumentato di 2 milioni perché, avete visto, abbiamo preso anche più contributi, quindi poi magari abbiamo erogato in gennaio a TEP. Per quanto riguarda le mobilizzazioni, ci sono stati degli investimenti per quanto riguarda soprattutto la riqualificazione delle fermate urbane, qualche investimento che ha riguardato anche l'adeguamento antisismico dei diversi depositi. E possiamo andare alla slide successiva sul passivo. Sul passivo vedete l'alta patrimonializzazione della società, abbiamo 45 milioni di capitale investito e 34 milioni di patrimonio netto. Vedete che è aumentato anche il fondo rischi e oneri in relazione appunto all'accantonamento che abbiamo effettuato. L'andamento dei debiti anche qua non è particolarmente significativo. Quindi si tratta, se poi andiamo alla slide successiva per giungere un po' alle conclusioni per quanto riguarda la solidità finanziaria della società, quindi si tratta, come ben sapete, la nostra società è una società molto solida dal punto di vista finanziario e anche patrimoniale. Voi tenete conto che il primo indice che vedete, mezzi propri sul capitale investito, già un'azienda molto ben patrimonializzata, un'azienda patrimonializzata al 50%, noi siamo patrimonializzati per tre quarti, quindi anche l'indice di disponibilità è assolutamente oltre l'indice medio italiano. Vedete, abbiamo un 224% contro un indice già buono di 100, l'indice di copertura primario di 1,45, anche qui abbiamo sicuramente un risultato eccellente rispetto a quelli che sono gli indicatori medi, che sono intorno all'1, per cui in buona sostanza c'è un aumento del capitale circolante netto. La nostra società, diciamo, a livello finanziario quest'anno ha prodotto circa 1.700.000 di cash flow operativo, che poi in parte chiaramente è stato investito, ma quindi si tratta di un'azienda solida, liquida, con ottimi quindi livelli di patrimonializzazione e anche di indicatori per quanto riguarda la possibilità di affrontare i debiti a breve.
Sulle attività, non mi dilungo più di tanto, abbiamo effettuato le attività di studio e progettazione, diverse progettazioni preliminari, relativamente anche a quelle che sono state indicazioni da parte del Comune e della provincia di Parma, la progettazione di una coppia di fermate, quella in corrispondenza del parcheggio di scambiatore est-ovest. Abbiamo proseguito chiaramente l'attività di progettazione della revisione della rete, aggiungendo quindi la fase 2, l'intesa chiaramente con te. Abbiamo effettuato le simulazioni, che ho portato l'attenzione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il nodo di Piazzale Barbieri, e abbiamo poi effettuato altri studi relativi più che altro anche alla studi di fattibilità relativi al miglioramento sismico delle palazzine e servizi. E poi abbiamo fatto i nostri investimenti, diciamo, che riguardano principalmente chiaramente i depositi, le riqualificazioni delle fermate e il rifacimento, ecco, questo della quello che abbiamo già effettuato anche l'anno scorso, la segnaletica orizzontale bus nel territorio comunale di Parma. Quindi questo è il assunto, diciamo, penso di essere stato abbastanza rapido per l'orario, ma anche esauriente, perché poi alla fine, diciamo, il bilancio di SMTP, non essendo appunto un bilancio gestionale, non ha bisogno di essere analizzato per quanto riguarda le strategiche di affari e quanto altro. Un bilancio, come avete visto, sostanzialmente di trasferimenti di contributi legati chiaramente al contratto di servizio fra regione, enti e società di gestione. E quindi diciamo che sono pronto ad esaudire qualsiasi necessità di approfondimento. Grazie, dottor Rezzuali. Lasciamo spazio ai consiglieri. Prego di prenotarsi. Consigliere Messare, prego. Sì, grazie signor Presidente. Volevo chiedere due cose. La prima cosa riguarda, se ho capito bene, la sala Righi adesso attualmente, dopo la ristrutturazione, è attualmente agibile? La prima domanda. La seconda domanda che mi è stata, diciamo, sollecitata quando c'è stata una presentazione di un progetto di ASPAD personam sulla riqualificazione dell'area lì di fronte al deposito, all'ex deposito di via Stirone, o via Stirone, via della Villetta, si era parlato in quel frangente di un interessamento di ASP a questa area qua per fare degli interventi. Volevo capire se questa interlocuzione sta andando avanti, perché in effetti è un'area che attualmente ha un valore fondiario, però non ha sicuramente un utilizzo, insomma, in questo momento. Queste sono le due domande. Grazie. Ah, un'altra domanda, Presidente. Prima avevo mandato una richiesta via chat, se era possibile avere le slide del dottor Prada. Non so se l'ha vista. Non l'ho vista in tempo, ma si può recuperare, che non ci sia nessun problema. Grazie. Sì, allora, per quanto riguarda la sala Righi, che appunto è una sala che può essere sfruttata potenzialmente anche per convegni e quanto altro, ad oggi non è agibile, in quanto noi stiamo ancora facendo appunto il progetto relativamente all'adeguamento antisismico. Allora, ad oggi dovremmo essere fra poco, dovremmo avere la possibilità di avere il progetto esecutivo, dopodiché effettivamente effettueremo questi lavori di adeguamento antisismico su tutta la palazzina di servizi, che riguarda quindi anche la sala Righi, e quindi potremmo poi dare un giudizio sull'agibilità o meno della questa sala. Quindi adesso siamo ancora in una fase di progettazione dell'intervento, quindi, però a breve contiamo di metterlo in campo. Abbiamo fatto diversi progetti con l'esoscheletro, l'endoscheletro e quanto altro, abbiamo trovato una soluzione ottimale che tra l'altro contiene anche i costi,
darà qualche disagio temporaneo a TEP, perché si tratta di un intervento all'interno, in struttura interna, quindi ci sarà la necessità poi di trovare appunto una soluzione per quanto riguarda la sala mensa di TEP per un periodo limitato di tempo, però andiamo in questa direzione. Per quanto riguarda l'area della villetta, come dicevamo, un'area che ha un valore importante nel nostro bilancio, un valore di 8 milioni e mezzo. Come dicevamo, è chiaro che è un'area appetibile anche dal punto di vista di uno sviluppo immobiliare privato e quanto altro. C'è stato un abboccamento per quanto riguarda la costruzione su una parte limitata di quest'area di una nuova casa della salute da parte dell'USL. Voi sapete che i fondi per recovery plan hanno trovato la loro definizione in schede progettuali e quanto altro, perché effettivamente il progetto che derivava dalla regione, che però riprendeva delle schede progettuali del recovery plan, adesso si tratta di capire effettivamente se ci può essere un'intenzione vera da parte dell'USL per realizzare la casa della salute. Quindi noi siamo pronti chiaramente, sentendo gli enti locali, a qualsiasi soluzione di utilizzo pubblico, tenendo però conto che nel nostro bilancio abbiamo una patrimonializzazione di 8 milioni e mezzo dell'area. Quindi, però, ripeto, noi adesso siamo in una fase di osservazione di quelle che possono essere le proposte anche da parte di enti pubblici per quanto riguarda l'utilizzo dell'area, quale può essere la casa della salute, che tra l'altro verrebbe localizzata anche in un posto particolarmente felice. Per cui siamo in attesa di capire se effettivamente questo può trovare realizzazione in un'ipotesi concreta. Noi abbiamo visto abbiamo anche avuto un'interlocuzione con l'USL per quanto riguarda la costruzione di questa casa della salute, abbiamo visto però solo quello che vengono definiti master plan volumetrico, non abbiamo ancora la quantificazione esatta quindi dell'occupazione dell'area, e chiaramente poi bisognerà capire come affrontare anche il tema della nostra valutazione in bilancio. Grazie, dottor Zoagli. Consigliere Massari, soddisfatto? Sì, no, io questa cosa qui dell'USL la sapevo, no? Ma io avevo parlato anche di ASP, perché c'è questo progetto di riqualificazione della zona di Via Taro e della zona, quindi è un'altra cosa quella che ho detto. Di ASP, dell'USL per la Casa della Salute, lo sapevo e non gliel'ho chiesta. Volevo capire se invece quello che ho sentito in quella commissione con il dottor Borghi... Per ora noi che siamo proprietari dell'area, magari ho qualche interlocuzione con gli enti, questo non lo so, però con noi proprietari dell'area... Per ora non c'è stata nessuna interruzione, però questo è uno spunto, perché ci possa essere. Grazie. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Io non vedo altre prenotazioni. Quindi se nessun altro interviene, direi che possiamo... Ecco, diamo la parola all'assessore Ferretti per la conclusione, effettivamente. La mia solita chiosina. Corretto. Faccio assessora Benassi. No, io faccio la mia parte economica, poi dopo... No, allora, anche qua l'ha detto poi giustamente il dottor Rizzagli, diciamo che è una società particolare, un'agenzia, quindi come dire... ha un'operatività limitata al fatto che è un'agenzia. Però, voglio dire, risottolineiamo come le nostre società del gruppo sono riuscite a tenere sul 2020 e hanno gestito le criticità nel migliore dei modi. Quindi, voglio dire, un ringraziamento a tutto il CDA, perché ricordiamo il dottor Rezzoagli, il dottor Castria, ma anche l'avvocato Monegatti, che sicuramente è un componente fondamentale del nostro CDA. Hanno dato tutti e due un contributo fondamentale, ci tengo a sottolinearlo, perché
sia per la competenza specifica che hanno effettivamente tutti e due come professionisti, che anche per la dedizione cui sono legati a questa società. Grazie. Aggiungo solo anche i miei ringraziamenti, anche perché comunque questo CDA non solo ha dovuto affrontare le difficoltà di tempo, ovviamente, perché SMTP è l'agenzia del territorio che si occupa della pianificazione, per cui insieme a noi, alla regione e a TEP e alla provincia, ovviamente, ha affrontato insieme questo periodo particolarmente difficile. Aggiungo ringraziamenti a tutto il CDA, anch'io, come ha già fatto Marco Ferretti, anche per il lavoro che si sta facendo sulle possibilità di affidare il servizio, il nuovo servizio, anche valutando ipotesi alternative, diciamo, all'asta pubblica, diciamo, magari anche valutando le ipotesi di in-house. Stiamo facendo un percorso veramente importante, anche di studio normativo, tecnico, legato al piano economico finanziario. E questo è grazie anche a un CDA che da questo punto di vista ha affrontato la tematica molto complessa e ci sta aiutando ad affrontarlo. Non abbiamo mai nascosto che noi comunque vorremmo andare in questa direzione, nei limiti ovviamente del quadro normativo e delle possibilità che abbiamo, e insomma questo CDA di SMTP ci ha aiutato a sviscerare diverse problematiche e ci sta aiutando anche insieme a dei consulenti che sono stati incaricati. Quindi ecco, aggiungo solo questo aspetto per ringraziare davvero del lavoro svolto. Grazie Assessore. A questo punto mi pare che siamo giunti alla fine di questa commissione, quindi ringraziamo il dottor Zuagli, il dottor Brizzi e tutti quanti gli intervenuti, prendiamo atto del bilancio di SMTP e auguriamo buona serata e chiudiamo la commissione. Buona serata a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buona serata. Grazie, buona serata.